Allora, per quelli che non sanno nulla di me, rapidissimo, io racconto le cose che sto raccontando da anni, perché prima ho tradotto diversi libri dell'Antico Testamento per conto delle Edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti. I miei incarichi allora prevedevano che io facessi le traduzioni letterali. E quindi facendo queste traduzioni letterali, diciamo così, pian piano mi venivano fuori le cose un po' diverse rispetto a quelle che, insomma, conosciamo e che ci vengono raccontate. Quindi dal 2010 ho cominciato a raccontare le cose che, diciamo così, mi pare di leggere effettivamente mi pareva allora di leggere effettivamente nei testi masoretici, quindi quei testi ebraici da cui sostanzialmente dipendono le Bibbie che abbiamo in casa. E ovviamente il rapporto di lavoro si è interrotto immediatamente e quindi dal 2010 sto andando avanti per conto mio a raccontare quello che sto raccontando. Quindi la sostanza è questa. Poi in realtà man mano che passano gli anni mi sono accorto, diciamo ed è quello che sto facendo almeno da un anno e mezzo, due anche nelle conferenze. Non parlo quasi neanche più delle mie traduzioni, nel senso che poi chi le vuole ovviamente le trova nei libri, ma faccio vedere come sia sufficiente leggere le Bibbie normali che abbiamo tutti più o meno, insomma, e già lì si capisce sostanzialmente tutto. Basta leggerle con serenità, con tranquillità, con mente aperta, quindi senza, diciamo, il filtro o i filtri che invece siamo abituati ad avere davanti agli occhi, no? E quindi leggere l'Antico Testamento un po' come si legge qualunque altro libro scritto dai popoli antichi, perché in realtà non è diverso dagli altri libri scritti dai popoli antichi. Poi noi ovviamente viviamo all'interno di una cultura, all'interno di una civiltà che ci dice che quel libro parla di Dio, in realtà quel libro non parla di Dio nel modo più assoluto, non ne parla mai, non c'è neppure il concetto di Dio, ma poi lo vediamo. E quindi noi ogni volta, no, che magari ci approcciamo a quel testo, beh, andiamo in un qualche modo, magari anche inconsapevolmente, a cercare Dio. Ecco, invece no, dobbiamo leggerlo senza andarci a cercare Dio, cioè tranquillamente, dicendo vediamo che cosa c'è scritto, punto. Qualche mese fa ho partecipato a, non so perché mi hanno chiamato, ma la trasmissione su Rete 4, quella sulle Madonne, sui Santi, come si chiama? Strada dei Miracoli. Vabbè, insomma, mi ha chiamato, ripeto, non so perché, poi quando si sono accorti di che cosa stavo per dire, hanno fatto in modo sostanzialmente che non parlassi più. Prego? Ah, ok. E un sacerdote ha detto anche, ma cioè, chi legge la Gazzetta dello Sport, no, capisce benissimo che la Gazzetta dello Sport parla di sport, ecco, questa è proprio la differenza sostanziale, che invece chi legge la Bibbia non capisce che la Bibbia parla di Dio. Tant'è che se uno passa di fronte ad un'edicola, vede la Gazzetta dello Sport, senza bisogno di entrarci nel merito, no? Capisce subito che quel libro parla di, pardon, che quel quotidiano, quel giornale parla di sport. Per far parlare la Bibbia di Dio sono stati necessari, e continuano a essere necessari, secoli e centinaia di migliaia di pagine di teologia per spiegare alla gente che la Bibbia parla di Dio. Scusate, ma ho visto un amico che la Bibbia parla di Dio. Cioè bisogna dirlo alla gente che la Bibbia parla di Dio, invece non bisogna dire alla gente che la Gazzetta dello Sport parla di sport, perché lo capisce chiunque. E in effetti quindi sono necessari, stati necessari centinaia di migliaia di volumi di teologia, perché senza quelli non si capisce che la Bibbia parla di Dio. D'altra parte, se noi pensiamo un attimo alla nostra religione, questa è una considerazione di carattere generale, no? Che non ha nulla a che vedere con le traduzioni. Allora, l'Antico Testamento è un insieme di libri di cui noi sappiamo ben poco, cioè noi abbiamo questo insieme di libri che leggiamo, li abbiamo in diverse versioni, che sono anche spesso molto contrastanti le une con le altre, però in realtà non abbiamo nessuna certezza su chi li abbia scritti, proprio non lo sappiamo, neanche i libri che sono attribuiti ad un autore certo per tradizione. Neanche di quelli possiamo dire siamo sicuri che l'ha scritti lui, anche perché noi abbiamo copie di copie di copie, quindi è chiaro che essendo copie di copie di copie, quelle che abbiamo noi non sono quelle scritte da lui,
da quello. Dico per quei pochi libri che hanno un'attribuzione, no? Tipo il libro di Isaia, per esempio. Ma se noi prendiamo due versioni del libro di Isaia, quella dei Masoreti e quella di Qumran, per esempio, ci sono quasi 300 varianti. Ora, se anche volessimo pensare che quel libro l'ha scritto Isaia, la domanda lecita è: quale dei due ha scritto? Perché 300 varianti sono 300 varianti. E lui può aver scritto soltanto una delle due. Quindi noi non abbiamo certezza, non c'è niente da fare. Tenendo presente, ho citato il libro di Isaia perché appunto profeta importante, profeta che secondo i cristiani parla di Gesù, ma chiedete agli ebrei se Isaia parla di Gesù. Se ne parla nemmeno, ovviamente, perché non parla di Gesù. Cioè in Isaia non c'è nessuna profezia su Gesù dei cristiani. Supponendo che sia esistito. Ma quindi ripeto, anche poi le chiavi di lettura, no? del libro di Isaia, quella cristiana è una, quella ebraica è l'altra, e quella più giusta è quella ebraica, perché Isaia non parla di Gesù, ovviamente. Ma Isaia, ripeto, se voi lo leggete nelle enciclopedie cattoliche, quelle scritte dai docenti pontifici, quindi quelle che scritte diciamo per loro, tra di loro, non è che siano tanto diffuse nelle famiglie, ma per esempio nel libro di Isaia docente della commissione biblica pontificia scrive tranquillamente che i primi 39 capitoli noi li attribuiamo ad Isaia perché non abbiamo nessun motivo serio per negarlo, non perché sappiamo che l'ha scritto lui, è una cosa diversa. Dice salvo i capitoli dal 13 al 23 che invece già sappiamo che comunque non li ha scritti lui, quindi dall'1 al 39 li attribuiamo perché non abbiamo motivi seri per negarlo, salvo dal 13 al 23 che invece lì è vabbè. Dal 40 al 55 sappiamo, cioè diciamo che li ha scritti uno che viene chiamato Deutero Isaia, cioè il secondo Isaia, perché non sappiamo come si chiama, che però sappiamo ha scritto due secoli dopo il primo. Gli ultimi capitoli, quelli finali, vengono attribuiti a uno che chiamiamo Trito Isaia, cioè terzo Isaia, perché non sappiamo chi sia, che ha scritto alcuni decenni dopo il secondo Isaia. Quindi nella migliore delle ipotesi il libro di Isaia è scritto da tre autori che hanno scritto nell'arco di 250 anni. Nonostante questo si dice quello è il libro di Isaia. Ma se io vi dicessi che la Divina Commedia, l'inferno lo attribuiamo a Dante Alighieri perché non abbiamo motivi seri per negarlo, salvo una decina di canti che già sappiamo non l'ha scritto lui. Il Purgatorio l'ha scritto il Deutero Dante due secoli dopo Dante e il Paradiso l'ha scritto il Trito Dante alcuni decenni dopo il Deutero Dante e poi alla fine vi dicessi quindi la Divina Commedia l'ha scritta Dante Alighieri, mi direste tu sei scemo e avreste ragione e quindi non facciamolo con Isaia, cioè prendiamo atto delle cose come stanno, ok? Ho citato Isaia ma per dire tanto andiamo a braccio poi finisco là. Il Pentateuco, la Torah, che è il nucleo della Bibbia, no? Anche per la cultura ebraica, viene attribuita a Mosè, ma tutti sanno che non l'ha scritta Mosè. Tutti quelli che studiano, cioè tutti i docenti delle pontificie università lateranensi. In comune credete, si fa riferimento a quello che stai dicendo. Esattamente, ma tutti gli studiosi sanno che non l'ha scritta Mosè. Anche perché al tempo di Mosè la lingua ebraica non esisteva ancora. Quello che sono all'ottavo e mi dice, ma guarda che l'ha scritta Mosè. Lo so. E dico, guarda, non è vero. Quindi scogli il fondo. Allora, facciamo così. Questa è la presentazione del Pentateuco, cioè della Torah, nella Bibbia di Gerusalemme. Ok? Quindi invece di rispondere, ma io sento un certo Mauro Biglino che dice che non è vero, tu puoi dire al sacerdote, prendi la Bibbia di Gerusalemme, vai nella introduzione al Pentateuco e c'è scritto che non l'ha scritta Mosè. C'è scritto. Ok? Quindi lo dicono loro, così siamo tranquilli, lo dicono loro. È chiaro che poi alla domenica un sacerdote, un quarantenne col quale parlavo, eccetera, un giorno mi disse, senti le cose che dici tu, in effetti
Il problema è che alla gente alla domenica vuol sentirsi raccontare del paradiso, e quindi gli raccontiamo del paradiso. Però è scritto qui. Per esempio, uno dei libri, così facciamo un esempio pratico, uno dei primi cinque libri del Deuteronomio. Allora l'opera, scrivono loro, è stata composta sotto Giosia, cioè nel 620 avanti Cristo, per servire al suo disegno, Giosia era un re di Israele, per servire al suo disegno di riforma. L'hanno scritta i sacerdoti del regno del nord, quando sono fuggiti al sud, e l'hanno fatta trovare nel Tempio, cioè questa scrittura, il Deuteronomio, ed è questo è stato il mezzo per darle un'autorità, cioè l'hanno scritta loro, però hanno detto l'abbiamo trovata nel Tempio ed è un testo scritto da Mosè. Quindi l'inganno, già comunque, è cominciato nel 620 avanti Cristo. Cioè l'inganno perpetrato nei confronti del popolo, cioè la scriviamo noi che abbiamo il potere, poi diciamo che l'abbiamo trovata nel Tempio e vi diciamo che l'abbiamo trovata nel Tempio perché l'ha scritta lui, ma si sa che non è vero. Quindi basta prendere la Bibbia di Gerusalemme. Io ho questa qui scritta da... Ah, ok, va bene. La Bibbia di Gerusalemme ha tutta una serie di note molto e di spiegazioni molto interessanti. Quindi la composizione di questa vasta raccolta era attribuita a Mosè dal principio della nostra era. Cristo e gli apostoli si conformarono a questa opinione, ma le tradizioni più antiche non avevano mai affermato esplicitamente che Mosè fosse il redattore del Pentateuco. Quelli che sanno lo scrivono, quindi siamo tranquilli. Okay. No, noi abbiamo il parroco che è di Caraggiano. Ah, vabbè. Ma i parroci li capisco, va bene. Diciamo che sono in buona fede. Sono in buona fede, sono in buona fede. Alcuni sì, altri no. Perché dire gli ebrei è come non dire nulla, perché la cultura ebraica ha questo grandissimo vantaggio, che contiene al suo interno tutto. Quindi non si può dire cosa pensano gli ebrei, perché all'interno di quel mondo culturale lì ci sono tutte le posizioni, tutte. E quindi è difficile dire, spiego? Allora dicevo, di questo libro noi non sappiamo. Non sappiamo chi l'ha scritto, non sappiamo quando l'hanno scritto, non sappiamo come fosse scritto in origine, ci sono i docenti israeliti dell'università, tipo il professor Alexander Reuf, il quale dice tranquillamente che l'unica certezza che abbiamo è che la Bibbia, e lui parla della Bibbia ebraica, la Bibbia che abbiamo noi non è uguale a quella scritta in origine, perché ogni volta che la riscrivevano la cambiavano, sia che la riscrivessero copiandola, sia che la riscrivessero sotto dettatura. La cambiavano in funzione del momento, quindi di sicuro sappiamo che non è quella là. Va bene. Chi è che, per noi ovviamente, per la nostra cultura cristiana occidentale, chi è che rappresenta, divulga, predica, impone questo testo? Una gerarchia, da diciamo 2000 anni, tanto per semplificare, che a voler essere buoni, nel 98% dei casi, non conosce la lingua nella quale quel libro è stato scritto. Cioè, non conoscono l'ebraico. E quindi loro partono da verità che derivano da traduzioni. La cosa bella è che quando si parla delle mie traduzioni, mi dicono, ah, ma tu, Biglino, lavori su delle traduzioni, ma tu sai che ogni traduzione è un tradimento del testo, no? Perché qualcuno può inserire quello che vuole. Allora io dico, signori, vi rendete conto che sono 2000 anni che voi presentate un testo sulla base di traduzioni e quindi sulla base di un tradimento del testo? Perché il concetto di tradimento del testo deve valere per me e non per loro? Se ogni traduzione è tradimento, loro partono da un tradimento. E adesso lo vediamo il tradimento, eh? Vediamo alcuni esempi precisi di tradimento voluto. Allora, questi signori parlano di un libro di cui non conoscono la lingua nella quale è stato scritto. E quindi si fidano di traduzioni. Poi c'è la massa dei fedeli, diciamo 1.200.000.000 di credenti, di cui anche qui vuole essere buono, 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 buono. 1.100.000.000 crede ciecamente in ciò che c'è scritto in un libro che lui non ha mai letto.
È vero o non è vero? Questa è la realtà dei fatti. Cioè, al di là delle traduzioni, di tutti i problemi di filologia, di esegesi, questo è il dato di fatto. C'è un insieme di libri di cui non sappiamo nulla. A parlare di questi libri sono persone che non conoscono la lingua nella quale sono stati scritti, li raccontano a pezzi, perché li raccontano a pezzi, a persone che credono ciecamente senza averli mai letti. Se noi, invece di parlare del cristianesimo, stessimo parlando di una setta di 150 persone, con un guru che sta spiegando queste cose, che dice voi dovete credere a me, perché c'è un libro che contiene la verità, ma questo libro, questo guru non conosce la lingua e quindi si fida di traduzioni e dice, e quindi io ve lo racconto, lo racconta a pezzi e loro ci credono, non sarebbe una roba da, come dire, abuso della credulità popolare piuttosto che circonvenzione di incapace? Beh, cristianesimo che cos'ha di diverso rispetto a questo? Ditemelo concretamente. Questa è la realtà dei fatti, la realtà dei fatti alla quale non pensiamo, ma è così. Quanti di voi hanno letto l'Antico Testamento? Uno. Tutto? Complimenti. Bene, quindi siamo dentro quei 100 milioni che ho detto che l'hanno letto. Ok, benissimo. Mi spiego? Perché questo è il fatto. Dopodiché però, adesso poi entriamo nel merito delle traduzioni che sono dei tradimenti, perché appunto noi leggiamo quel testo nelle traduzioni che sono state diffuse. E adesso vedremo che queste traduzioni sono spesso false e chi le fa e chi le pubblica sa che sono false. Lo sa. E adesso ve lo documento. Ok? Dopodiché andiamo avanti. Mi raccomando, fatemi domande così mi diverto. L'altra sera ho fatto una intervista con gli Stati Uniti, con uno scrittore americano, me l'ha condotta lui, e all'inizio mi chiede, ha ricevuto le domande che l'abbiamo mandato, sì, gli ho detto, non so se quel pezzo lì dell'intervista è in rete, non so se l'hanno messa tutta, gli ho detto sì, l'ho ricevuto ma non le ho lette. Perché a me non piace sapere prima le domande che mi vengono fatte, perché altrimenti mi annoio e non ho più voglia di rispondere. Perché le domande mi divertono, proprio perché le domande sono improvvise e quindi così ci divertiamo tutti. Tra l'altro ho una roba nuova di cui vi leggo due cosette, perché mi è appena arrivata e me l'ha mandata una persona che è qui, quindi ringrazio Carlo. E, allora, il 6 marzo, così entriamo nel merito delle cose, no? Cioè di questa religione che parte da un presupposto, esiste Dio, su questo non ci sono dubbi, Dio è buono, su questo non ci sono dubbi. Perché? Perché la teologia fa il suo mestiere, ed è giusto che la teologia faccia il suo mestiere. Nel senso che la teologia elabora delle idee, elabora l'idea di Dio, poi elabora delle caratteristiche e le attribuisce a questa idea di Dio che lei stessa ha elaborato. Il problema nasce nel momento in cui questa teologia dice che quel Dio che lei ha elaborato si trova nei libri, cioè si trova nell'Antico Testamento. Lì nasce il problema, perché non è vero. Quel Dio lì è elaborato come se l'Antico Testamento non fosse mai stato scritto. Ed è per questo che io dico sempre... Se vogliamo fare un problema, okay. Facciamo girare, io ve lo davo così e poi... Come fosse... Poi chi lo vuole fare domande lo prende. Ed è per questo che io dico sempre... Per esempio, non so, ci sono delle persone che vengono sulla mia bacheca anche Facebook, no? Scrivono anche non leggete i libri di Biglino, eccetera. Queste sono le cose leggere, poi ne scrivono altre più pesanti, ma va bene così. Io invece vi dico, leggete i libri dei teologi, però così come dovete fare, se avete voglia, con i miei libri, leggeteli avendo la Bibbia a fianco. Perché altrimenti si finisce di leggere le spiegazioni senza conoscere il testo al quale quelle spiegazioni si riferiscono. Questo vale anche per le mie, sia ben chiaro.
vale anche per le mie. Verificatele sempre, non dovete credere a una sola parola di ciò che vi dico, dovete prendere e andare a vedere se corrisponde oppure no. Lo dovete fare anche con la teologia, perché allora vi accorgerete che tutta una serie di cose vengono dette o scritte come se la Bibbia non esistesse, eppure ci viene detto che si trovano lì. La Chiesa ci dice, e il Papa lo ha ripetuto all'Angelus di Pasqua, che l'amore di Dio è per sempre. Perché la teologia ha stabilito che Dio, se c'è, è un Dio di amore. Intanto chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Guardiamoci attorno. Ma secondo voi un Dio di amore che ama le sue creature e che è onnipotente, ma inventa un qualcosa tipo, e crea un qualcosa tipo la catena alimentare? In questo momento, da qualche parte nel mondo, ci sono migliaia di animali che scappano terrorizzati, inseguiti da altrettanta migliaia di animali che cercano di azzannarli per ammazzarli e mangiarli. In questo momento. Io mi immagino questo Dio d'amore seduto al davanzale che dice: guarda come scappa quella là, guarda che adesso la prende. Ma che bisogno aveva di creare una roba del genere, visto che è onnipotente? E gli esseri umani oggi. E se è un Dio, ecco. Ma lascio fuori gli esseri umani, sa perché? Perché gli esseri umani hanno questa roba che fingiamo di chiamare libero arbitrio, quindi, come dire, noi possiamo decidere di, gli animali no. Gli animali sono un prodotto puro di Dio, diciamo così, ok? Per questo faccio quell'esempio lì. Bambini no, Cioè lui non aveva bisogno di creare una roba così crudele, così cruenta. È un Dio di amore, cioè se voi amate le vostre creature, fate una roba del genere? No. Quindi chi l'ha detto che se Dio esiste deve essere un Dio di amore? Viene stabilito a tavolino, ok. Una volta che è stato stabilito a tavolino, si dice, siccome poi il tutto deve partire da dei libri che devono rappresentare, perché così è stato nella tradizione, la radice di ciò in cui dobbiamo credere, e allora questo Dio di amore deve essere dentro la Bibbia, per forza, perché la Bibbia rappresenta l'inizio, l'origine, la radice di questo credo. E allora l'amore di Dio è eterno. E in questa affermazione ci sono due falsità. L'amore di Dio eterno è una citazione precisa del Salmo 136. Questa qui è la Bibbia di Famiglia Cristiana. Ah, se nel corso della conferenza io dovessi mai dirvi, lì è tradotto così, togliete quella traduzione e metteteci questa che è la mia, per cortesia fermatemi. Va bene? Se vi accorgete che sto per fare una cosa del genere, fermatemi. Allora, questa è la Bibbia di Famiglia Cristiana. Perché eterno è il suo amore, scritto 20-25 volte. Ed è la citazione del Papa. Il Papa, tra l'altro, ha scritto anche un libro che è Il nome di Dio è misericordia, perché così ha stabilito la teologia. Ma il Dio della teologia cristiana è il Dio della Bibbia, su questo non ci sono dubbi, no? Per forza. Allora, Salmo 136, allora diamolo a uno che ci vede. Prego, cominciamo per esempio, tanto per sé perché è lungo, dal versetto 10. Egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché eterno è il suo amore. Fece uscire Israele di mezzo a loro, perché eterno è il suo amore. Con mano forte e braccio disteso, perché eterno è il suo amore. Divise il mare in parti, perché eterno è il suo amore. Travolse il faraone e il suo esercito nel mare, perché eterno è il suo amore. Fece camminare il suo popolo nel deserto, perché eterno è il suo amore. Colpì grandi re, perché eterno è il suo amore. Uccise re potenti, perché eterno è il suo amore. Diede la loro terra in eredità, perché eterno è il suo amore. In eredità Israele suo servo, perché eterno è il suo amore. Il suo amore è eterno perché è un assassino. È scritto qui, è un assassino a favore di Israele. E questo
questo è comprensibile, perché lui si occupava di Israele. E la Bibbia è il libro che i cristiani hanno rubato agli ebrei, ed è per questo che c'è qualcuno che dice che io sono al servizio dei sionisti, che non lasciamo stare. Va bene così. Li ha rubato perché questo è il libro nel quale una famiglia, la famiglia degli israeliti, la famiglia di Giacobbe, ha raccontato le vicende che riguardano lei nel suo rapporto con il suo governante. I cristiani hanno rubato questo libro, hanno trasformato questo governante nel Dio d'amore eterno e universale, creatore dei cieli e della terra, si sono appropriati del tutto e hanno sottratto. Ma se voi leggete i Salmi, leggerete che sono canti di guerra. Sapete che i Salmi sono stati trasformati in preghiere? I Salmi sono canti di guerra che riguardano Israele, ed è così, ed è un dato di fatto, è la storia. Questo libro è un libro che racconta la storia appunto di una guerra condotta nel tentativo di, come facevano tutti, mica solo loro, ci mancherebbe, noi abbiamo questo e quindi parliamo di questo. Ma la Bibbia è un libro di guerra, e questo Salmo qui ce lo dice: il suo amore è eterno perché uccide tutti i nostri nemici, non perché ama l'umanità, ma è scritto qui. Ora, siccome è giusto ed è per me una garanzia, no, che ogni cosa che io dico, ogni cosa che io scrivo, ogni virgola, no, viene esaminata e poi mi viene chiesto conto, giustamente, così almeno devo stare attento. Però bisognerebbe anche chiedere conto agli altri, cioè bisognerebbe, quando il Papa è alla finestra e dice questa cosa, in piazza del Vaticano, alzare una manina e dire: scusa Francesco, ma... così come si fa con me. Perché lei non l'ha mai fatto? Eh? Lei l'ha mai fatto? Non l'ho mai fatto, ma non è scusa. Capite? Ma leggetevi gli altri, anche quello lì, il Signore il mio pastore, no? Che si canta, no? Leggetelo tutto. Il Signore ha preparato una mensa a me di fronte ai miei nemici. Cioè io mangio e loro muoiono. Il Signore è il mio pastore, non il pastore dell'umanità. Per questo vi dico, leggetela la Bibbia, perché se la leggete la capite, e non c'è bisogno delle traduzioni particolari. Adesso poi ne andiamo a vedere alcune traduzioni particolari, perché quelle sono false, deliberatamente false, e loro lo sanno e lo dichiarano. Però, ripeto, non c'è neppure bisogno di scendere nel merito delle traduzioni, perché la si capisce. Sappiamo tutti la storia del perché egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, no? La Bibbia ci racconta che quando doveva far uscire quel popolo dalla terra d'Egitto, a un certo punto lui dice: io indurirò il cuore del faraone così che non lasci partire la mia gente, e poi darò segni della mia potenza. E un segno della sua potenza è sterminare dei bambini innocenti. Ma lui stermina dei bambini innocenti per ammorbidire un cuore che lui stesso ha indurito. Era un po' schizofrenico oppure no? Io non so se le cose che sono scritte nella Bibbia sono vere. Sia ben chiaro, sia ben chiaro. Nessuno lo può sapere. Però questo c'è scritto. Perché se, come dicevo all'inizio, noi abbiamo un libro di cui non sappiamo nulla, che viene spiegato e diffuso, predicato da chi non conosce la lingua nella quale è stato scritto e viene creduto da chi non lo legge, io dico, alla fine facciamo almeno l'unica cosa di buon senso: andiamo a leggerlo, cioè andiamo a leggere ciò che c'è scritto, perché altrimenti noi ascoltiamo soltanto le spiegazioni, e le spiegazioni ci dicono: l'amore di Dio è eterno. E tutti: l'amore di Dio è eterno, col cavolo. O meglio, è eterno per loro, ed è giusto che sia eterno. Eterno. Siamo sicuri che sia eterno? Io l'amo. Non è eterno. Perché nella Bibbia il termine eternità, il concetto di eternità, non c'è. Quindi, non solo non è amore, ma non è neppure eterno. E adesso andiamo a vederlo. Il 6 marzo ho fatto finalmente l'incontro con i personaggi importanti, alti esponenti delle varie correnti di pensiero che fanno capo a questo libro. Quindi c'era il rabbino capo
della comunità ebraica di Torino, e i rabbini sono, come dire, le persone ufficialmente accreditate per spiegare la Bibbia. C'era un docente di teologia alla facoltà teologica dell'Italia del Nord, c'era un arcivescovo ortodosso e c'era uno dei più importanti biblisti valdesi italiani, uno che partecipa alla redazione dei dizionari di ebraico aramaico biblico. Quindi eravamo al top. Cioè, non proprio al top, perché il primo a essere stato invitato era Monsignor Ravasi, che è il ministro della cultura del Vaticano, però aveva altri impegni e quindi non ha potuto essere presente. E vabbè, però insomma, comunque questi qui erano tutti altissimi esponenti delle correnti religiose che fanno a capo questo libro. Abbiamo fatto questo incontro che è durato 4 ore, ci abbiamo messo, cioè no, io no, perché non mi sono impegnato nell'organizzarlo, perché non ha avuto nel tempo nel modo, la casa editrice Uno Editori ci ha messo quasi 2 anni a organizzare questo incontro, perché era difficilissimo trovare chi venisse. Primo. Secondo, noi dovevamo incontrarci solo con gli alti esponenti, non con quelli sotto, perché è solo dagli alti esponenti che possono venire fuori queste cose qui, perché quelli sotto sostengono cose che gli alti esponenti non sostengono più, e quelli sotto non lo sanno. Non lo sanno. E quindi per quei 2 anni, insomma, io mi sono sentito dire: ah, Biglino non vuole il confronto, Biglino rifiuta il confronto, Biglino, vabbè, ho imparato a maturare pazienza biblica, abbiamo aspettato e ce l'abbiamo fatta. Ancora adesso c'è chi chiede incontri, dico: ma io gli incontri li faccio di qui in su, non di qui in giù, perché di qui in giù sono solo perdite di tempo. Allora, la prima domanda che è stata fatta, che avevamo uguale per tutti, avevamo 5 minuti a testa per rispondere, ovviamente io non vi do le mie risposte. Tutto questo è stato già trascritto e verrà distribuito gratuitamente, quindi chi vorrà potrà avere la trascrizione di tutto l'incontro, verrà messa a disposizione in rete, ok? Quindi la potrete prendere, scaricare, gratis, eccetera. Allora, la prima domanda era: ma Dio? Dio? Perché la domanda fondamentale, la certezza è su Dio. Il rabbino: non è possibile, almeno sotto certi aspetti, parlare di una evidenza rispetto alle conoscenze su Dio. Quindi credere in Dio è un assioma. Fate come credete. Il biblista valdese: non posso dimostrare qual è la fonte certa della conoscenza, non posso dimostrarlo, ma se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata veramente la voce di Dio. Se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata la voce di Dio. Cioè, se io lo chiedo a una delle pecorelle che mi attaccano tutti i giorni su internet, dico: ma sì, perché Dio nella Bibbia... No, 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 guardate che i vostri pastori non dicono più quello che dite voi. Non lo dico, perché sanno di non poterlo dire, ed è per questo che l'incontro va fatto con quei signori lì. Il valdese: i miei cugini fondamentalisti, si riferisce ai cattolici, che pensano di rendere un servizio a Dio divinizzando le scritture, fanno una idolatria della carta. Quando io ho scritto la Bibbia non è un libro sacro, mi hanno massacrato. Hanno tentato di massacrarmi, poi non ci riescono. Per mesi: la Bibbia non è un libro sacro. Chi divinizza le scritture fa una idolatria della carta. Io firmo, eh? È stato più delicato. Com'è? È stato più delicato. Sì, io sono un pochino più diretto. Sì. Teologo, Don Ermis Segatti, teologo docente di teologia. Vorrei dire in modo un po' tagliente che bisogna togliere la certezza su Dio. Perché se noi avessimo certezza di Dio, Dio non sarebbe. Basta. Andiamo a mangiare una pizza? Io ho anche fame. Cioè, ha senso andare avanti? Sì, andiamo avanti perché ci divertiamo. Però voglio dire, signore, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Ma questo è ovvio, questo è ovvio. Cioè, nel senso che chiunque studia, cioè, per questo vi dico, leggete la Bibbia senza quei filtri. Ma ci possiamo fare le magliette con scritto sta roba qui? Ma perché no? Guardate, tanto viene, ma intanto è già su YouTube, quindi chiunque la può sentire con le sue orecchie.
poi comunque è già stata trascritta tutta, compresi gli applausi del pubblico, le pause, cioè con una precisione veramente, cioè in modo che nessuno abbia nulla da dire, e verrà messa a disposizione, adesso viene impaginata, insomma fatta in un modo un po' carino, ma messa a disposizione gratuitamente. Quindi chiunque potrà leggere che cosa dicono questi signori. E qui siamo all'inizio, cioè su Dio nessuna certezza. E uno dice, meno male, cominciamo a stare un attimino più tranquilli. Però, scusi, sicuramente mancava un rappresentante, un esperto della conoscenza vedica o della Bhagavad Gita. No, non stranamente, era fatto sulla Bibbia questo, volutamente. Erano stati invitati anche i testimoni di Geova, che sono la terza religione italiana, ma non sono venuti. Erano stati invitati, quindi... quindi... Per dire, mancava anche un rappresentante del Corano, ma noi stavamo parlando dell'Antico Testamento, quindi la scelta era precisa, ovviamente, la scelta era precisa. E certo che voglio dire, un rappresentante della cultura vedica, ok, su tutta una serie di cose, io personalmente ci vado a nozze, perché quella cultura è infinitamente più esplicita della Bibbia, raccontando le stesse cose, ma molto più esplicita. Perché? Perché per fortuna non è finita nelle mani dei teologi. Quella cultura là. Poi, allora, diciamo, il discorso sulla Bibbia è questo qui. Poi, per far dire alla Bibbia le cose che non dice, lo sappiamo, sono secoli che è così e mi viene rinfacciato continuamente, tu sei, Biglino, talmente ignorante, questa è una verità, perché studio, altrimenti se non fossi ignorante non studierei, tu sei talmente ignorante che non sai che la Bibbia va letta in modo allegorico o metaforico. Cioè, c'è un libro di cui non sappiamo chi l'ha scritto, non sappiamo come fosse scritto, non sappiamo quando l'abbiano scritto, non sappiamo come fosse letto, perché è scritto soltanto con le consonanti, ma di tutto questo, di cui non sappiamo nulla, pretendiamo di sapere che chi l'ha scritto, che non sappiamo chi è, quando scriveva una cosa ne voleva dire un'altra. Questa è l'altra realtà dei fatti. Cioè non sappiamo chi l'ha scritto, ma quel chi, che non sappiamo chi è, quando scriveva una cosa ne voleva dire un'altra. È ovvio, perché se non si fa così, la Bibbia non parla di Dio. E quindi bisogna fargliene dire un'altra. E allora qui la domanda era, ma la Bibbia va letta in modo letterale oppure metaforico? Perché, per esempio, una cosa che io rispondo quando mi si dice questo, dico fantastico, ok, allora leggiamo la Bibbia in modo allegorico. Primo versetto. In principio Dio creò i cieli e la terra. Non vuol dire questo, ma lasciamo che voglia dire questo, così non introduciamo nuove traduzioni. Facciamo finta che voglia dire quello. Chi l'ha scritto nell'antichità non sapeva quale fosse l'origine dell'universo e quindi si è inventata l'allegoria, la valetta in modo allegorico, di un superpotente che ha creato l'universo, perché non sa spiegarsi come l'universo sia venuto all'esistenza. Ah no, quel versetto lì va letto in modo letterale. E perché? E chi lo dice? Dove sta la regola per distinguere quali sono i versetti o i passi da leggere in modo letterale da quelli che vanno letti in modo allegorico o metaforico? Datemi la regola, perché in quanto credente o potenziale credente io ho la Bibbia davanti e siccome io sono un ignorante, voi sapienti mi date la regola e mi dite, per distinguere gli uni dagli altri bisogna fare così. Il fatto è che questa regola non esiste, perché la scelta la fanno loro versetto per versetto, e quindi l'alternativa è che a ogni versetto io piglio il telefono, chiamo un teologo e gli dico: questo letterale o allegorico? Questo letterale o allegorico? È ovvio, ovvio. Se non c'è la regola, tu sei sapiente, io sono ignorante, mi dai la risposta. Mi spieghi perché? Non è che mi dici soltanto letterale o allegorico, mi spieghi perché? Le risposte loro. Rabbino, il primo verso della Genesi è molto problematico, perché se voi leggete l'interpretazione che ne è stata data, troverete tutto il contrario di tutto. Le indicazioni sui brani da leggere in modo allegorico derivano quindi dalla tradizione rabbinica. Cioè, e siccome c'è chi qui all'interno fa parte di quella cultura, la tradizione rabbinica è una tradizione ricchissima, perché dice tutto è il suo esatto opposto. Nello studio talmudico si dice:
Se tu hai un maestro, un rabbi, che ti dice una cosa e ne hai un secondo che te ne dice un'altra, vai da un terzo in modo che te ne dica una diversa. Questa è la ricchezza di quella cultura lì. Capite? Quindi, la regola non c'è. Il biblista valdese. Allora, senza dubbio, qui non ho dubbi. La Bibbia non va letta allegoricamente, se prendiamo l'allegoria nel suo senso tecnico, cioè come è stata usata nella tradizione della Chiesa. Come per esempio trovare significati spirituali in testi che apparentemente non ne avevano nessuno. Cioè, io mi chiedevo, cioè io posso anche andare a casa? Cioè, se loro ci dicono queste cose qui, io veramente smetto, io lo sto dicendo da tempo, io faccio un lavoro da idiota. Proprio da cretino, vi leggo quello che c'è scritto. Vi leggo quello che c'è scritto nella Bibbia. Faccio proprio un lavoro da idiota. Lavoro più facile di questo. Gli altri devono essere bravi perché gli altri devono far dire a quel testo quello che non dice. E devono convincervi. Allora loro devono essere bravi. Io vi dico, guardate che c'è scritto questo. Fatemi quel che volete. Però c'è scritto questo. Allora, la Bibbia non va letta allegoricamente, se prendiamo l'allegoria, così come è stata usata nella tradizione. Dunque, l'allegoria è liquidata. La Bibbia va letta per quello che è scritto. E io sono un ignorante perché sono 6 anni che faccio così. Gli autori della Bibbia alle volte hanno voluto metaforizzare cose che prima non lo erano. Certo, sì. Sono d'accordo. Ma allora se la Bibbia va letta, se non ci sono certezze su Dio, la Bibbia va letta in modo letterale, quindi il problema delle traduzioni, e qui si pone il problema delle traduzioni, cioè le traduzioni che abbiamo sono corrette? Sono accettabili? Sono attendibili? Sono vere? Sono condivise da tutti? Chiede la giornalista, il rabbino. La verità di qualsiasi traduzione è molto relativa. La verità di qualsiasi traduzione è molto relativa. Quindi, come dicevo all'inizio, quelli, la Chiesa, che non conosce la lingua nella quale la Bibbia è stata scritta, propone le sue verità sulla base di traduzioni la cui verità è molto relativa. Ma uno dice, vabbè, però i vescovi e i sacerdoti conoscono il greco, c'è la Bibbia scritta in greco, in Egitto, la famosa Bibbia dei 70, nel terzo secolo avanti Cristo, e che cosa dice il rabbino di quella Bibbia? Noi ebrei consideriamo la traduzione dei 70 una disgrazia per l'umanità. Sulla Bibbia scritta in greco si fonda il cristianesimo ortodosso. Quindi il cristianesimo ortodosso è fondato su una Bibbia che gli ebrei considerano una disgrazia per l'umanità. Si mettano d'accordo, per cortesia. Visto che da quello che ricavano di lì dovrebbe dipendere la nostra eternità, si fa per dire, fortuna non è così, ma si mettano almeno d'accordo. Cioè, quando io inizio anno ho visto Papa Francesco e il rabbino capo della comunità di Roma bace a braccia, cioè non possono essere d'accordo su nulla, perché per gli ebrei la Bibbia è una cosa e per i cristiani è un'altra, non c'è niente da fare. È chiaro che se poi loro si mettono a discutere in pubblico la gente capisce e comincia a pensare, a ragionare, e allora in pubblico devono sorridersi per forza. Però se io vi dico francamente, se io fossi un ebreo, sentirmi chiamare, dire tu sei il mio fratello maggiore nella fede, gli direi no, tientelo per te, io con la tua fede non c'entro un tubo, io con la tua fede non c'entro niente, la tua fede è una roba che ti sei inventata tu, io ho un rapporto, un patto di alleanza con un signore, che si chiama Yahweh, e se io faccio le mie cose, lui prima o poi farà quelle che lui ha promesso, ma riguarda me, non te. Quindi non chiamarmi fratello maggiore nella fede, perché la fede è una cosa tua. L'ebraismo non è la religione della fede, fede significa credere in ciò che non si vede. L'ebraismo è neanche una religione, è un atteggiamento di fiducia in un patto di alleanza, è un modo di essere. Quindi se io mi sentissi dire tu sei il mio fratello maggiore nella fede, direi no.
Io con la tua fede non c'entro nulla. Tu ti sei costruito un figlio di questo qui, di questo Yahweh, e ne hai fatto il figlio di Dio, il nuovo Signore del mondo. Io con quello non c'entro niente. È una roba che ti sei inventata tu. Poi ne parliamo, eh? Un pochettino, alcune curiosità su Gesù Cristo. E quindi c'è il problema delle traduzioni. Per esempio, ho detto prima, l'amore di Dio è eterno. E il concetto di eternità nella Bibbia, è, almeno il termine eternità, è presente 91 volte. Perché? Perché se la Bibbia deve parlare di Dio, necessariamente deve parlare di eternità, perché Dio è, per definizione teologica, eterno. Ora, nella Bibbia c'è un termine che è Olam, che è il termine che è sempre tradotto con eternità. Questo è il dizionario di ebraico aramaico biblici della Società Biblica Britannica, uno dei cui redattori, è qui, era il biblista valdese che era seduto al mio fianco. Ok? Era qui. Al termine Olam, chi lo vuol leggere? Cosa c'è scritto lì al termine Olam? Non, sì. Non tradurre con eternità. Avete capito? Non tradurre con eternità. È scritto nel dizionario. È scritto nel dizionario. Non tradurre con eternità. Perché non vuol dire eternità. Come lo trovate tradotto? Sempre eternità. Ma lo sanno tutti che non vuol dire eternità. Quando mi riferisco a tutti, intendo quelli che sanno. Che non vuol dire eternità. E un giornalista di Roma ha fatto una lunga intervista e prima di fare l'intervista a me era andato dal Rav Riccardo Di Segni, cioè rabbino capo della comunità ebraica di Roma, e aveva fatto a lui un'intervista su di me. E poi me l'aveva fatta vedere, eccetera. E avevano parlato anche di questa cosa qui e lui aveva chiesto al rabbino, ma c'è uno che dice che appunto è eternità, e lì lui tra l'altro ha inserito il pezzo, quindi lo vedete, non è una trascrizione, vedete proprio Rav Riccardo Di Segni che lo dice, dice, ma e chi è che dice eternità? Cioè, come dire, non c'è eternità. Ma se non c'è, signori, togliamola. Se non c'è, togliamola. Perché quando si parla di eternità, e qui nei vari interventi sia il pastore Valdese sia Monsignor Avondios, cioè l'arcivescovo ortodosso, dice, sfondiamo una porta aperta quando diciamo che dobbiamo correggere molti errori o imprecisioni nelle nostre traduzioni. Ma se sfondiamo una porta aperta e sappiamo che eternità non c'è, perché è scritto addirittura nei dizionari che non c'è, togliamola. O no? Siccome sto dizionario qui, questa edizione qui è del 2001, quella italiana, poi c'è quella francese del 1991, c'è quella inglese che è ancora antecedente, facciamo finta che prima non si sapesse. Ma da quando viene pubblicato questo dizionario, tutti sanno che eternità non c'è. Ma oggi, da qualche parte nel mondo, si stanno stampando delle Bibbie con su scritto eternità. E il fatto che si stiano stampando delle Bibbie con dentro scritto eternità non è una imprecisione o uno sbaglio o una interpretazione, è una falsità deliberata. Cioè bisogna avere il coraggio di dirlo, è una falsità deliberata, perché si sa che non vuol dire eternità. Ma siccome la Bibbia deve parlare di Dio, e Dio è per forza collegato all'eternità, allora eternità bisogna infilarcela da qualche parte. Ma non c'è. Prego. Significa un tempo di cui non si conosce bene quando è iniziato e quando finisce, che è una cosa diversa, no? Cioè, per esempio, chi non sa quando non sono nato io e quando morirò io, non lo sa, quindi è un tempo indeterminato, ma io non sono eterno, ok? Questo è il concetto fondamentale. Ma tra l'altro, sentite che cosa si dice, perché non c'è... Come l'avrebbe tradotto invece? Per lunga durata. Per lunga durata. Sì. Però le mie traduzioni no, quindi
ho risposto alla domanda, ma e il biblista valdese che si stava parlando appunto di non tradurre con eternità, perché lui a un certo punto fa: ma io mi stupisco del fatto che Biglino si stupisca di questo. Mi ha detto: ma io mi stupisco per due motivi. Primo, perché per la prima volta vedo in un dizionario che c'è scritto non tradurre così, cosa che nei dizionari in genere non c'è, si dice come tradurre, non come non tradurre. E la seconda cosa è che nonostante sia scritto così, lo vedo sempre tradotto come eternità, quindi è chiaro che mi stupisco. E lui dice: ma per quel che mi riguarda, il dottor Garrone, si sfonda la porta aperta a tutti i dizionari. Tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici. Ma se tutti i grandi dizionari, compresi quelli teologici, dicono quella cosa lì, porca miseria, la vogliamo togliere eternità o no dalla Bibbia? La vogliamo togliere per l'eternità, visto che non c'è. Il fatto che se cominciamo a togliere eternità, adesso vediamo altre cosette da togliere, vedete che non rimane più nulla. E adesso vediamo altre cosette da togliere. Un attimo solo. Prego, sì. Scusi. Potrebbe rileggere quel verso del Salmo alla luce di questa traduzione? Faccio come verrà. Posso aspettare? Secondo solo. Pronto? Sì. Alla luce di questa sua tradizione, potrebbe rileggere il Salmo per vedere come viene invece la versificazione sul Salmo? Ah, niente, molto semplice. Il suo amore è per un tempo molto lungo. Sì. Vorrei sentirlo però su quel verso. Va bene. Egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti perché il suo amore dura per molto tempo molto lungo. Fece uscire Israele in mezzo a loro perché il suo amore dura un tempo molto lungo. Ma basta, è sufficiente questo. Ti ho capito, posso immaginare la ragione per cui hanno trovato con eternità. Immagino la ragione per cui hanno tradotto con eternità. Comprese le altre 91 volte. Questo è il caso in esame, poi bisognerebbe esaminare anche sì, tutti. No, certo, certamente. Genesi 17. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse. Intanto gli apparve un'altra di quelle forme molto efficaci, perché danno l'idea di un Dio che appare. Voi avete mai detto ad un vostro amico: oh porca miseria, sono 2 anni che non mi appari? Cosa diciamo? Sono 2 anni che non ti fai vedere. In ebraico c'è scritto così: si fece vedere, non apparve. Ma siccome Dio deve apparire, ma siccome non è Dio, per gli ebrei non appare, tanto è vero che non c'è scritto appare. Ma non è finita. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio onnipotente. Bibbia di Gerusalemme, nella notte. In ebraico c'è Ani, io sono I, Ani El Shaddai. El Shaddai viene tradotto Dio onnipotente. La nota. La traduzione comune onnipotente è inesatta. Il senso è incerto. Potrebbe significare El della montagna, secondo l'accadico Shadu, ma sarebbe preferibile El della steppa, secondo l'ebraico Shadeh. Allora, sarebbe preferibile, non si sa bene cosa vuol dire, non vuol dire onnipotente, perché non c'è il concetto di... Nella migliore delle ipotesi vuol dire El della steppa. Ora, io mi rendo conto, e anche qui dico, posso capire come mai scrivono onnipotente e non El della steppa, perché se un fedele legge che Dio dice ad Abramo: io sono il Signore della steppa, ha un momento di confusione. Però, nella migliore delle ipotesi, vuol dire questo. Il concetto di onnipotenza divina nella Bibbia non c'è. E che sia inesatto lo scrivono. Questa è l'esegesi della École d'études bibliques, insomma dell'esegesi domenicana della scuola di studi biblici di Gerusalemme,
che è una delle scuole di filologia biblica più antiche, siamo nella seconda metà del 1800. Quindi lo scrivono, non vuol dire onnipotente. Tutte le volte Shaddai lo trovate tradotto con onnipotente. Ma se non vuol dire onnipotente, la smettiamo di tradurlo con onnipotente? Se Olam non vuol dire eternità, la smettiamo di tradurlo con eternità? Visto che lo sappiamo nel senso che lo dite voi stessi che non vuol dire quello. Togliamolo. Sentite cosa dice l'arcivescovo ortodosso in relazione a questo. Io credo che qui siamo tutti d'accordo, come diceva Mauro, io ho fatto l'intervento prima, che tante volte si devono rivedere i testi biblici. Rivedere un testo dove tante volte si perde il senso della parola come onnipotente, che non c'entra nulla con il testo originale. Cioè, ma veramente, dico, continuate voi, io vado via. Perché è così. Allora, su Dio non abbiamo certezze. Non c'è il termine che indica eternità. Non c'è il termine che indica onnipotente. Sentite cosa dice il teologo cattolico. Nel mondo semitico non esistono i concetti filosofici metafisici. Non esiste il concetto né dell'eternità, né dell'immortalità, né della creazione dal nulla. Cioè, io ho difficoltà a commentare. Cioè, difficoltà nel senso che dico non devo dire nulla. Non c'è la certezza su Dio, non c'è onnipotente, non c'è eternità, non c'è immortalità, non c'è creazione dal nulla. Di che cosa stiamo parlando? Attenzione. Questi concetti non sono nella Bibbia, che è il tema di cui io mi occupo, che è il libro che vi racconto. Dopodiché esiste Dio, esiste l'eternità, esiste l'immortalità, non sono affar mio, non ne so nulla, io non ne parlo. Il concetto di Dio è un concetto che riguarda la vostra fede personale, ognuno segua la sua fede su Dio, io non ho niente da dire, io non ho le certezze degli atei, attenzione, tant'è che tra i miei nemici acerrimi ci sono tantissimi atei, tantissimi. Che hanno delle certezze, hanno anche loro i loro dogmi, soprattutto per quanto riguarda l'evoluzionismo, eccetera, per cui nel momento in cui vado a toccare quei dogmi, mi saltano addosso esattamente come mi saltano addosso i fideisti. Non è un problema, ho le spalle larghe. Ma io di Dio non parlo, perché di Dio non ne so nulla. Io di immortalità non parlo, perché non ne so nulla. Non sto negando che esista. Sto dicendo che non c'è in questo libro qui, che è una cosa diversa. È quel libro che non ne parla. Non che non esistono, perché per dire non esistono bisogna avere delle certezze che io non ho, sia ben chiaro, io non ho la prova provata di nulla, sia ben chiaro, ce l'avessi, ce l'ho neanche per me, figuriamoci se vengo a raccontarle a voi, le cose con le prove provate. Vi dico soltanto, attenzione, guardate che in quel libro c'è scritto questo, e quei concetti in quel libro non ci sono. In uno dei blog... dove non sono amatissimo. Ma Mauro, poco fa mi hanno detto che sei un alieno verde, non so come. Ah, verde? Sì, verde. Cioè nel senso. Materia aliena verde. Materia aliena verde. Ma è fantastica sta roba. Materia aliena, okay. Quindi ho un cervello vegano. In uno dei blog dove non sono tanto amato, questo qui è un blog di filologi ebrei, io in uno dei libri ho scritto nella Bibbia non esiste il monoteismo, come è evidente. Risposta loro, e la trovate in rete, nel blog Consulenza Ebraica. Non ha senso parlare di monoteismo, dunque sono filologi ebrei che lo scrivono, non ha senso parlare di monoteismo in una lingua che non annovera nemmeno un termine che abbia senso di Dio. Cioè, nella lingua ebraica il termine Dio non c'è. Nella lingua ebraica il termine eternità non c'è. Nella lingua ebraica il termine onnipotente non c'è.
nella lingua ebraica il tempo, il verbo creare dal nulla non c'è. Poi la teologia scrive delle cose come se la Bibbia non fosse scritta. E qui dico una cosa, che adesso questo qui farà due salti in più, che adesso il verde sta cambiando colore, che i fumetti che io faccio da un anno e mezzo hanno la stessa dignità dei trattati di teologia. Sapete perché? Perché sono liberamente ispirati all'Antico Testamento. I miei fumetti esattamente come i trattati di teologia. La differenza è che io lo dichiaro che sono liberamente ispirati, loro no. Loro dicono che quelle verità lì sono dentro la Bibbia. Ma quando si va a fondo e si va a parlare tranquillamente, c'era dopo questo incontro qualcuno, cioè più di qualcuno, che mi ha detto: ah, sono rimasto molto deluso, perché si aspettavano, sapete, no, quelle robe lacrime e sangue, come siamo abituati a vedere in televisione, gente che si scappa. No, no, bisogna fare le cose da intelligenti, parlare con calma. Infatti abbiamo parlato con calma e sono venute fuori queste cose qui. Perché abbiamo parlato con calma. Qualcuno è scappato prima del tempo, però, no? Doveva prendere il treno, quindi accreditiamo di buona fede, va bene così, non, ma non c'è neanche bisogno di, nel senso che le cose che sono venute fuori sono talmente chiare, talmente evidenti, che, insomma, veramente, cioè, mi chiedo se è inutile andare avanti, nel senso che chiunque si metta lì a riflettere capisce tutto, in un attimo capisce tutto, e quindi non c'è bisogno neanche di andare avanti. Ma il discorso qual è, appunto, che vengono fuori queste cose e vengono fuori con una tranquillità assoluta, compreso un altro fatto. Ma se non c'è il concetto di creazione dal nulla, che cavolo ha creato l'uomo? Ecco, la Bibbia non dice mai che l'uomo è stato creato, mai. La Bibbia non si occupa neppure della creazione dell'universo. La Bibbia si occupa della fabbricazione di una specie speciale, che è quella degli adamiti, che non sono l'umanità, che sono un gruppo speciale all'interno dell'umanità. La Bibbia si occupa di quelli, perché quella famiglia è discendente di quelli, e quindi di quelli si interessa la Bibbia, gli adamiti. Ma quindi l'uomo non è stato creato, e allora al teologo cattolico è stata fatta la domanda. E adesso trovo. La giornalista dice: ma secondo la lettura biblica si può davvero parlare di creazione di Adamo? Il teologo cattolico: Adamo è stato fatto, è una cosa un po' diversa. La giornalista: ma lei si trova d'accordo con Mauro Biglino? Perché io avevo dato la mia risposta. Lui: ma vuol dire che è stato con qualcos'altro, è venuto fuori, se vogliamo mantenere l'allusione, la possibile allusione che l'uomo sia fatto d'altro anche, sì, fatto d'altro. Ovviamente non poteva, ma l'uomo è stato fatto d'altro. E se si parla con, e si legge che cosa scrivono i rabbini, per esempio, quando hanno clonato la pecora Dolly, che ha creato ovviamente non pochi problemi di ordine etico, non tanto perché è stata clonata una pecora, ma perché ovviamente dagli animali si passa all'uomo, no? Non è che l'abbiano fatta. Sì, l'hanno già fatto. I cinesi sono i più avanti di tutti, molto più avanti degli americani, i cinesi, questi. Infinitamente più avanti. E quindi sono stati interpellati, quindi biologi, scienziati, filosofi, pensatori, religiosi, eccetera, eccetera. E ognuno ha dato la sua versione. E sono stati interpellati anche i rabbini. E il professor Safran, docente di etica medica alla Università Ebraica di Gerusalemme, dice: la clonazione, quella descritta nella Bibbia, che problema c'è già nella Bibbia? Cioè, la clonazione non è un problema. La Bibbia la conosce da migliaia di anni. E nell'articolo dice: basta vedere come sono venuti al mondo Adamo ed Eva, che sono prodotto di clonazione, chiaramente descritta nella Bibbia.
chiaramente descritta. Ma una clonazione o modificazione genetica? Clonazione. Per quanto riguarda la fabbricazione di Eva è clonazione, perché sono state prese le cellule dal maschio e lei è stata clonata. Invece Adamo? Adamo è un prodotto di modifiche anteriori fatte sul Sapiens. E questa roba qui è di un fascino incredibile. All'inizio di quest'anno un altro rabbino, Zionitz Witt, che è docente all'Università Giudaica del Maryland, discutendo appunto di Adamo ed Eva, dice che è sbagliato tradurre con costola. Sapete la costola, no? In effetti Tzela non significa costola, significa parte laterale. E la Bibbia dice che ha preso un qualcosa dalla parte laterale di Abramo dopo averlo addormentato profondamente, prende un qualcosa dalla parte laterale, chiude la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fabbricano Eva. Questo è un protocollo di clonazione descritto dai genetisti e dai biologi. Lui dice però è sbagliato tradurre con costola, perché in realtà ciò che hanno preso per fabbricare Eva l'hanno preso dal pene di Adamo. Ora va benissimo. La questione di fondo, poi uno per curiosità può discutere se questa cosa è stata presa dalle cellule staminali che si trovano dalle cellule staminali che si trovano nella cresta iliaca, come si fa oggi, che si fa con un piccolo intervento chirurgico, anestesia, si prelevano le cellule staminali, un puntino se è necessario, si chiude, è esattamente uguale, non c'è nessuna differenza. O discutere se, però il problema è che la discussione è da dove hanno preso le cellule, non se l'uomo è stato creato oppure no. Perché sul fatto che sia stato creato, che non sia stato creato, non ci sono dubbi. Semmai si discute da dove hanno preso le cellule. Questo è il racconto biblico, che è affascinante proprio per questo. Affascinante proprio per questo. E qui stanno venendo fuori delle cose che sono molto, molto, molto interessanti. Io ho fatto l'ultimo incontro che ho fatto a Livorno con un biologo, che tra l'altro uno dei pochi che ha avuto un riconoscimento importantissimo in Europa, il premio Marie Curie per i giovani ricercatori, e lui sta assieme ad altri, lui è un po', come dire, la testa d'ariete di un gruppo di genetisti, tra cui genetisti della Università di Harvard, che stanno prendendo in seria considerazione il fatto che ciò che ci hanno raccontato i testi antichi sulla fabbricazione dell'uomo sia vero, cioè ingegneria genetica. Quello stesso blog di prima, dove vi ho letto che nella Bibbia non esiste il termine Dio, scrivono che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Cioè, loro dicono, noi lo sappiamo da sempre, ed è vero, lo sanno da sempre. Uno dice, ma perché non ce lo dicono? Ma che motivo hanno di dircelo? Scusate, i cristiani gli hanno rubato un libro, l'hanno trasformato in ciò che non era, e loro dicono, noi sappiamo che cosa c'è scritto in quel libro, voi ce l'avete rubato, l'avete trasformato, e credete in quel che volete, vi siete inventati le favole, credeteci, che problema c'è? Che dovere abbiamo noi di dirvele? Poi è chiaro che nel momento in cui vengono stimolati le dicono, perché mica devono tenere nascosto nulla, però non hanno motivo spontaneamente di dirlo, cioè sono, come dire, fra virgolette vittime di un furto, no? E allora vengono fuori tutte queste cose qui, per cui viene fuori il fatto che man mano che sempre più si osserva l'Homo sapiens, sempre meno si capisce com'è possibile che esista. Cioè, nel senso che esiste solo, e la cosa diventa sempre più chiara, se si pensa che sia il prodotto di un'evoluzione pilotata. Perché in natura il sapiens non potrebbe esistere. E c'è, appunto, ho fatto questo incontro, poi appunto l'amico Carlo mi ha mandato questo studio del dottor Giovanni Cianti, che è del Centro Interdisciplinare Europeo per lo studio sul cibo e sulla salute, dove qui riporta tutta una serie di dati che sono assolutamente inspiegabili, anzi non solo sono inspiegabili, sono contro natura. Cioè la natura avrebbe impedito queste modificazioni. Quando gli Elohim dicono ad Eva, tu adesso che hai voluto diventare autosufficiente dal punto di vista della riproduzione, tu partorirai con dolore, sono stati buoni, perché avrebbero dovuto dirle, guarda che tu ogni volta rischierai di morire, perché il parto per l'umanità, l'Homo sapiens, è un fatto patologico, non fisiologico. Porta al rischio di morte
lasciamo stare che c'è appunto la medicina che insomma supporta quell'atto lì, ma in natura la mortalità per parto, non c'è nessun'altra specie animale che abbia la mortalità per parto che ha l'umanità. Perché? Perché noi abbiamo avuto un processo di encefalizzazione forzato e noi siamo obbligati a, come dire, far nascere prima il feto, quindi lo facciamo nascere immaturo, perché altrimenti non uscirebbe più. Non uscirebbe più. Perché questi sono intervenuti sul processo di encefalizzazione con una serie di interventi continui e che la genetica spiega. Ma il primo grande intervento che hanno fatto, sapete qual è? Quando hanno scelto di fabbricare questa specie che lavorasse per loro, cioè noi, che in realtà siamo figli di una rivendicazione sindacale, poi vi spiego perché. Quando loro hanno unito il cromosoma 2 e 3 per diminuire il patrimonio cromosomico, cioè i 48 cromosomi del progenitore comune che abbiamo con le scimmie, che continuano ad avere 48 cromosomi, e noi ne abbiamo 46. E questo è avvenuto con la fusione, si chiama traslocazione robertsoniana, dei cromosomi 2 e 3, che è una cosa che, se avviene in natura, porta alla morte dell'individuo. Invece qui la traslocazione è avvenuta proprio nel punto giusto, dove c'erano dei geni importanti, e quindi l'individuo, perfetto, ma non uno, tanti, perché noi siamo tutti figli di quella roba lì. E se questo fosse avvenuto in natura, avrebbe dovuto succedere questo, che un maschio subiva naturalmente la traslocazione robertsoniana, una femmina subiva naturalmente la traslocazione robertsoniana, quei due casualmente si incontravano, quei due facevano sesso, quei due facevano un figlio che viveva, poi facevano una figlia che viveva, e è impossibile. Questa roba qui è fatta soltanto per grandi numeri con clonazione sotto controllo. E questa roba qui è ben descritta, e sapete perché è stata fatta? Perché si stava creando una nuova specie e bisognava impedire assolutamente, siccome non si poteva impedire dal punto di vista pratico, che questa nuova specie si incrociasse con la specie antropomorfa precedente, australopitechina precedente. E allora l'unico modo per impedire questo è mettere un blocco genetico cromosomico, cioè io ti unisco due cromosomi, dopodiché se anche tu ti unisci con una femmina delle altre, tanto non riproduci nulla, perché sei una sottospecie non più fertile con quell'altra, perché in natura nessuno spiega come mai noi ne abbiamo 46 e i nostri progenitori 48 e loro continuano ad averne 48. In natura il passaggio da 48 a 46 non avviene, sono milioni di anni che loro ne hanno 48, noi a un certo punto siamo passati ad averne 46 e questo ha impedito che continuassimo a incrociarci con gli altri. C'era una mano alzata? No, ho sbagliato. Questo ha lì. Quindi a noi hanno tolto una parte del nostro patrimonio. Come? Hanno tolto una parte del nostro patrimonio. No, l'hanno fusa, due cromosomi l'hanno fusa, non l'hanno tolto, poi ne hanno aggiunto del loro. Ne hanno aggiunto del loro, che è quello che ha determinato il... che è quello che ha prodotto tutti gli interventi per lo sviluppo dell'encefalo e per lo sviluppo della parola, che comporta, per esempio, lo sviluppo della capacità di parlare, cioè della fonazione, è un altro di quegli eventi, intanto che non erano necessari, tant'è che i nostri cugini primati, che sono vicinissimi a noi, che hanno come differenza di patrimonio genetico l'1,2% di, non parlano, ma non potrebbero neanche anatomicamente parlare, perché noi abbiamo dovuto allungare, diciamo fra virgolette, artificialmente la faringe, creando una cosa di nuovo rischiosissima, perché noi siamo l'unico animale che non riesce a respirare e deglutire contemporaneamente, mentre tutti gli altri lo fanno. Questo è dal punto di vista evolutivo pericolosissimo, però era l'unico modo per far sì che noi potessimo parlare. Siamo veramente, arrivo subito, diversi rispetto all'ambiente, diversi al punto che noi abbiamo delle cose, ma per esempio noi non abbiamo più nessuna copertura per il corpo, noi non abbiamo nessuna difesa, noi non abbiamo le zanne, non abbiamo gli artigli.
noi non siamo adatti per natura a nessun ambiente del pianeta Terra, a nessun ambiente. Noi ci stiamo sviluppando come una cellula cancerogena, perché? Perché siccome noi siamo figli di una evoluzione pilotata rapidissima, vuol dire nell'arco di 300.000 anni, quando gli scimpanzé sono fermi da 4 milioni di anni, cioè non hanno avuto in pratica nessuna mutazione, e noi saremo ancora così, eh? Ok? Allora, la natura non ha avuto modo e tempo di costruire i competitori, come invece avviene per tutte le altre specie, che trovano nei competitori il limite naturale. Noi non ce l'abbiamo, perché la natura non ce l'ha fatta, perché noi siamo prodotto con ogni probabilità di un'evoluzione pilotata e molto accelerata, che ha riguardato alcune parti di noi, che fanno sì che noi siamo appunto questa specie diversa, sapiens. La prima cosa della quale è, allora, costruiamo questi e facciamo in modo che con quegli altri non si incrocino più, perché questi sono quelli che ci facciamo per noi. Ok? Dunque, mi dicevano che bisognerebbe andare a bere... Quelle informazioni lì che si trovano in rete? Dunque, queste informazioni qui non si trovano in rete ancora, vero? O sì? Ah, non sono a pagamento. Prego. Lei parla di noi, chi è questo? L'Homo sapiens? No, è creato da noi. Da noi? No, da loro, da loro. Gli Elohim biblici, poi ne parliamo. Paolo, non posso. Ah, chiedo scusa, scusami, ma era già un po' che aveva alzato. Sì, prego. C'erano sulla Terra i giganti a quei tempi. Sì. E anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini, okay. La stessa domanda. E quindi univano loro dei figli. Ok. Sono questi gli eroi dell'antichità. Fantastico. Cosa ci può dire? Tutto. Allora, Genesi capitolo 6. Siamo in Genesi capitolo 6. Dunque, la risposta era che questo è uno studio a pagamento, io l'ho avuto perché sono privilegiato. Non so cosa si compra. No, scusa, solo sto rispondendo a lui e chiedo a Carlo. In merito a questo devo... Com'è? In merito a questo ha detto che lo può diffondere. Ah, lo posso diffondere? Cioè, nel senso che posso fare delle fotocopie? Lo posso diffondere. Quindi lo posso pubblicare. Cioè, davvero? Ma... No, cioè, non vorrei creare problemi ai signori lì del centro interdisciplinare. Va bene, adesso vedo, verifichiamo bene, perché non risolviamo qui in 30 secondi, perché sono cose delicatissime. Allora, Genesi 6. E così meno riprendiamo il signore lì. Ok. Quando i figli degli Elohim videro che le figlie degli Adam, che sono questa specie che loro avevano fatto, quindi gli Elohim sono quelli che ci hanno fabbricati, sono tanti, la Bibbia ne nomina parecchi, leggendo la Bibbia capirete che sono tanti, sono stati ridotti a uno dalla teologia monoteista, perché Elohim deve significare Dio e quindi Dio deve essere uno solo, e quindi la molteplicità degli Elohim è stata artificiosamente cancellata, ma la Bibbia ce lo dice dappertutto che sono decine, decine. Allora, tant'è che a un certo punto i figli maschi di quelli lì, degli Elohim, videro che le femmine Adam erano Tovot. Tovot in ebraico significa belle, ma anche belle e buone per, cioè adatte a. Come, sì, come si dice, ma questo coltello è buono per tagliare il pane, tanto per intenderci, ok? E si unirono con loro e ne ebbero dei figli. Questi figli nella Bibbia sono chiamati Gibborim. Gibborim significa, è un termine plurale che significa, che plurale di Geber significa, o di Gibbor, la radice poi è la stessa, sostanza e significato è lo stesso, potenti, forti. E tant'è che la Bibbia dice, come ha letto giustamente l'amico, sono questi famosi eroi dell'antichità. Tutti i racconti degli antichi, compresi quelli dei greci, che è uno studio che sto facendo, e la prima parte è già stata pubblicata nel primo libro Mondadori, La Bibbia non parla di Dio. Adesso il nuovo libro Mondadori esce i primi di settembre ed è intitolato Il Falso Testamento, e lì sto continuando questa analisi parallela con i testi greci. Chi ha studiato un po' di... io non la chiamo più mitologia, perché mitologia è un termine che non mi piace. I racconti greci parlano sempre degli famosi eroi dell'antichità. E questi eroi dell'antichità chi erano? Ovunque, in mezzo sangue.
cioè figli di uno di loro e una di noi, o di una di loro e uno di noi. La Bibbia usa esattamente la stessa terminologia. Sono questi i famosi eroi dell'antichità, cioè i mezzosangue, i figli, gli incroci tra loro e noi. Dopodiché lì c'è scritto: a quel tempo c'erano i giganti sulla terra e c'erano anche dopo. Può essere incrocio genetico? Io direi sessuale, perché ne avevano bisogno, sì. No, non disdegnavano. Poi magari ne parliamo di uno che addirittura ne faceva la sua attività principale, descritto nella Bibbia. Baal Peor. Un professore di filosofia a Tibio. Non sento, no? Microfono. Professore di filosofia Il professore di filosofia al classico di Tempio, una volta rispondendo a una domanda su Zeus, rispose che Zeus era un maiale. Questo glielo aveva detto il suo professore, perché stava sempre. In senso ovviamente sessuale. Sì, volevo soltanto finire. Allora, c'erano sulla terra i Nefilim. Nefilim è un termine che viene tradotto tradizionalmente con gigante, anche perché nella Bibbia greca è tradotto con gigantes, cioè i giganti. In realtà c'è una parte della filologia ebraica che cambia la vocalizzazione di Nefilim, cosa che può fare benissimo, anche perché non si sa come fosse vocalizzato in origine, quindi sono tutti liberi. Io non mi guardo bene dal farlo, perché se io cambio la vocale sola mi saltano addosso e dicono: ah, Biglino cambia le vocali per dargli il suo significato, quindi io lascio le vocali che ha messo loro. Però loro sono liberi di farlo e va benissimo. E quindi dicono che in realtà Nefilim non significa giganti, ma significa aborti. Cioè, dice che quando questi qui si univano con le femmine Adam, evidentemente erano in grado di fare l'analisi prenatale, e quindi facevano abortire i feti maschi e facevano nascere soltanto le femmine. Salvo lasciarne qualcuno ogni tanto. Quindi Nefilim potrebbe significare sia giganti, sia aborti. Non si sa. Perché lasciassero solo delle strutture. Lasciavano solo femmine perché servivano a loro. Abbiamo delle strutture che si chiamano tombe dei giganti, sì, anche conosciute come tombe degli eroi. Sì. Nella Bibbia, attenzione, il fatto che Nefilim possa significare anche aborti, quindi non indicare i giganti, non esclude la presenza dei giganti, perché la Bibbia i giganti li chiama in altri modi diversi, li chiama Anakim, li chiama Refaim, li chiama Samsumim e li chiama Emim. Quindi i giganti ci sono nella Bibbia, dice anche che dormivano in letti lunghi 4 metri, larghi 2, quindi erano altri 3 metri e mezzo all'incirca. Dice anche che avevano 6 dita per ogni arto, cioè 6 dita per ogni mano e 6 dita per ogni piede. E quindi, indipendentemente dal fatto che Nefilim significa no giganti, i giganti nella Bibbia ci sono. Ok? Sì. Ma non è che tutto può nascere dal fatto che già anticamente c'erano delle persone che per malattie genetiche presentavano delle caratteristiche fenotipiche particolari. Gigantismo è una malattia. Infatti non ipotizzo la loro origine. Sì, ma non. Hanno trovato degli schemi di queste persone, hanno detto magari è questo. Va bene. Difatti la Bibbia, attenzione, la Bibbia non dice che sono i figli di quelle unioni, dice che quando quelli si univano nascevano i Gibborim, cioè gli eroi dell'antichità, e dice che quando queste unioni avvenivano sulla terra c'erano i giganti. Non dice che sono i figli di quelli lì. Questa è una confusione che spesso si fa, che invece non va fatta, perché la Bibbia non la fa. Quindi la Bibbia dice: quando avvenivano queste unioni sulla terra c'erano i giganti. Non dice i giganti sono i figli di quell'unione. Ancor di più se per caso Nefilim volesse veramente dire aborti. Allora a quel punto vorrebbe dire che la Bibbia dice che quelli praticavano l'aborto selettivo, come dice certa parte della esegesi ebraica. Ok?
finisco, cioè non so, volete fare l'intervallo? Sì? Ok. Finisco solo questo, visto che è stato citato Zeus. Ve ne leggo soltanto una parte e poi la riprendiamo l'altra parte. Nel secondo secolo d.C., uno dei dottori della Chiesa, Giustino Martire, venerato come santo, cercava di convincere l'imperatore romano Antonino Pio a non perseguitare i cristiani. E nelle sue apologie dei cristiani diceva delle cose che cioè per me sono fantastiche. Diceva: ma perché voi ve la prendete con i cristiani, con noi cristiani, che crediamo in Gesù Cristo, quando Gesù Cristo è assolutamente uguale a uno dei tanti vostri figli di Zeus? Poi vi leggo un'altra parte che diceva Celso, ma la leggiamo dopo. Disse: ma perché Gesù Cristo è uguale al vostro Hermes, è uguale al vostro Asclepio, è uguale al vostro Dioniso, è uguale al vostro Eracle, ma perché ve la prendete tanto? È uguale ai vostri. Che differenza c'è? Ma se io dico una roba del genere adesso, capite cosa succede? Lo diceva un dottore della Chiesa. Cioè Gesù Cristo non è altro che uno di quelli. E poi vediamo perché. Poi vi racconto alcune curiosità. Ha deciso? Sì. Contemporaneo di Giustino Martire era Celso, che mentre Giustino è diventato dottore della Chiesa e santo, Celso è stato messo fuori, e Celso, diciamo così, analizzava criticamente i cristiani, no? E diceva, per esempio, che ci sono tanti punti in cui li si può confutare. Lui lo scrive nel suo Discorso Vero, nel libro quinto, e per esempio dice: ma è stato lui, sta parlando di Gesù Cristo, il primo e l'unico a venire qua giù, o ne sono venuti in precedenza anche altri? Se intendono affermare che è l'unico, li si può cogliere in flagrante menzogna e in contraddizione, perché si affermano infatti che ne sono venuti spesso anche altri, persino in numero di 60 o 70 alla volta. Cioè Celso ricorda come all'inizio ci fossero dei gruppi di cristiani che dicevano che lui era uno dei tanti, e che prima di lui, cioè di messaggeri come lui, ne erano venuti tanti, anche in gruppi di 60 o 70 alla volta. E questo sarebbe perfettamente in linea con ciò che ci racconta l'Antico Testamento. Lui dice, per esempio, dicono anche che sulla sua stessa tomba venne un altro messaggero, o secondo un'altra versione ne vennero due, e risposero alle donne che era risorto. Il figlio di Dio, a quanto pare, non riuscì ad aprire da solo la tomba, ma ebbe bisogno di un altro che smuovesse la pietra. Un altro messaggero si presentò al carpentiere per la gravidanza di Maria, e un altro ancora per farli fuggire dall'Egitto. Cioè tutta una serie di messaggeri come lui. Tant'è che lo stesso Apostolo Paolo, in una delle sue lettere, la lettera ai Corinzi, lui dice: come vedo, perché nel cielo ci sono molti teoi, cioè molti dei, e dice: come è vero che ci sono molti teoi, ma per noi ce n'è uno solo. Cioè lui dice: ce ne sono tanti, ma per noi conta uno. E Paolo era di estrazione giudaica, farisaica, quindi conosceva molto bene la storia del suo popolo, e dice: quelli sono tanti, ma per noi conta uno. Il dottore della Chiesa Giustino Martire dice: ma perché ve la prendete con noi che crediamo in uno che è esattamente uguale ai vostri? Celso dice: ma i cristiani dicono che sono venuti in gruppi di 60 o 70 prima di lui? Cioè tutti ci raccontano la stessa storia, che ha un senso, è una storia che ha un senso, io non so se sia vera, lo ripeto sempre, ovviamente, non ho le prove provate. Però è una storia che ha un senso, perché tutti ci raccontano quella storia lì, e tutti sono in linea con quella storia lì. E Gesù Cristo, ci dice la dottrina, è venuto per liberare l'umanità dalle conseguenze e dalla macchia del peccato originale. Perché Paolo dice, nella lettera ai Romani, che per colpa di un uomo, cioè Adamo, nel mondo è entrata la sofferenza e la morte, e per merito di un uomo, Gesù Cristo, c'è di nuovo la possibilità di superare la morte. E questa è l'origine dell'idea del peccato originale,
che poi viene sviluppata compiutamente da Agostino, che ne fa veramente, insomma, quella struttura dogmatica che noi conosciamo. E abbiamo anche parlato del peccato originale il 6 di marzo. E sentite le risposte. Allora, noi sappiamo che, insomma, tutta la struttura dottrinale della Chiesa si basa sul fatto che noi nasciamo come peccatori, cioè nasciamo macchiati dalla macchia del peccato originale. Abbiamo bisogno di riti e di intermediari che ci consentono di superare le conseguenze della macchia del peccato originale e di riconciliarci con Dio. E Dio, che sarebbe il Dio Padre di Gesù Cristo, è il Dio dell'Antico Testamento. Questa è la struttura del cristianesimo. Ok? Quindi c'è il peccato originale e poi c'è il concetto della speranza, che è quello che, non so se l'abbia veramente detto Napoleone oppure no, ma poca importanza ha, perché è vera comunque, la religione è ciò che fa sì che i poveri non uccidano i ricchi. Perché i poveri sono addestrati, ammaestrati a vivere nella speranza. Cioè, offri, sublima la tua povertà, sublima la tua sofferenza, perché poi tu sarai premiato per l'eternità. Invece quel povero ricco, che adesso se la gode, patirà per l'eternità. Quindi il senso di colpa che nasce dal peccato originale e la speranza in un premio eterno, ma l'eternità non c'è nella Bibbia, sono quelli che fanno sì che noi dobbiamo abbassare la testa, metterci sotto una gerarchia e vivere nella speranza che poi, se facciamo i bravi, poi saremo premiati. Questi sono due efficacissimi, straordinari strumenti di controllo di noi, che siamo un grande gregge. Siamo animali da allevamento. E ne abbiamo pure le caratteristiche, ce lo dicono moltissimi antropologi. Noi abbiamo tutta una serie di, per esempio, di reazioni, di comportamenti che condividiamo con quelli delle specie ammaestrate addomesticate. E siccome nessuna specie si addomestica da sola, chi è che ci ha addomesticati? Quelli che ci hanno fabbricati. Il peccato originale. La domanda è stata fatta per prima al rabbino. Ariel di Porto dice: ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno. Per quanto riguarda il peso del peccato originale all'interno dell'umanità, nella tradizione ebraica il peso è molto inferiore rispetto a quello che troviamo nella tradizione cattolica, nel senso che non c'è, perché non c'è nella Bibbia. Il biblista valdese, ascoltate bene, il peccato originale sarebbe la disubbidienza di Adamo ed Eva, che per colpa di questa disubbidienza vengono cacciati. Il racconto è in Genesi 3, l'apostolo Paolo comincia a elaborare l'idea della colpa, di questo peccato originale, nella lettera ai Romani. Il biblista Valdese: tra la Genesi 3 e Romani 5, dove l'apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, evidentemente non c'è coincidenza. E anzi, uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea. Cioè, da dove cavolo la tira fuori quell'idea, Paolo? Perché non c'è. Il teologo cattolico: staccherei il concetto di peccato originale dal concetto clanico, cioè che se i genitori hanno peccato, i figli se lo tirano dietro. Una roba di questo genere, secondo me, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Allora, peccato originale non c'è. Leggiamo da un'altra parte. Ma poi, quando voi leggerete la Bibbia, lo capirete che il peccato originale non c'è. Bibbia di Gerusalemme, nel commento a Genesi 3. Cioè, quando questi vengono cacciati. Qui non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva.
Tant'è che quando voi avrete voglia di leggere la Bibbia troverete scritto che quando Eva fa quella roba che non doveva fare, cioè si unisce sessualmente con uno di loro conosciuto come il Nahash e rimane incinta di Caino, perché Caino è figlio di uno di loro e Abele invece è figlio di Adamo ed Eva, questo non doveva avvenire, e gli Elohim, lo leggerete nella Bibbia, c'è scritto: adesso l'Adamo è diventato come uno di noi. Attenzione, adesso l'Adam è diventato come uno di noi e adesso non deve avere più la possibilità di avere contatto con il cosiddetto albero della vita, perché altrimenti diventa troppo pericoloso e ingestibile, quindi lo cacciano. È una misura preventiva, non una condanna per una colpa, ma non è finito. Non bisogna cercare qui tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti di riletture bibliche, per esempio quella di Paolo, o delle formulazioni dogmatiche della Chiesa. Non bisogna cercarle lì, perché non ci sono. Peccato originale non c'è. Non c'è. Noi non nasciamo macchiati dal peccato originale. Allora, il biblista valdese, il teologo cattolico, la Bibbia di Gerusalemme. Vi sto o no raccontando cose? Cioè, finora vi ho dato una interpretazione mia? Mai. L'ultima volta che sono venuto in Sardegna, alla fine, qualche mese fa, alla fine, quando stavo andando via, mi si avvicina una persona, mi stringe la mano e mi dice: io sono un teologo e volevo dirle che lei ha detto solo cazzate. Mi è dispiaciuto che non me l'abbia detto in pubblico, e poi se n'è andato subito, perché io gli avrei chiesto, come oggi: scusi, le cazzate sono quelle scritte nelle Bibbie o quelle scritte o quelle dette dai suoi colleghi teologi? Perché io di mio non ho detto niente. Però non mi ha dato modo e se n'è andato. Io vi sto raccontando le cose che trovate scritte, se avete voglia di leggere. Peccato originale non c'è. 1854, Pio IX, nel novembre, se non sbaglio, proclama il dogma della Immacolata Concezione di Maria. Ora, per molti cristiani, Immacolata Concezione vuol dire che Maria ha concepito Gesù senza quella roba orribile che è l'atto sessuale. No, Immacolata Concezione vuol dire che Maria è l'unico essere umano nella storia dell'umanità ad essere nata senza la macchia del peccato originale. Ma se il peccato originale non c'è, cosa cavolo dogmatizza quel dogma? Il niente. Il falso. È un dogma che dogmatizza il nulla. Perché tutti noi nasciamo senza la macchia del peccato originale. Perché il peccato originale nella Bibbia non c'è. 1858. Bernadette Soubirous vede una femmina che lei chiama Acherò nel dialetto pirenaico locale, e la chiama sempre Acherò, che vuol dire quella là. Non la chiama mai la Madonna, diventa la Madonna quando interviene la Chiesa. Per lei era quella là, e quella là, 1858, cioè 4 anni dopo la proclamazione di un dogma falso, dice: io sono l'Immacolata Concezione. Ma la Madonna sapeva di che cosa parlava? Visto che il peccato originale non c'è? Oppure era la Madonna? Oppure che cosa le hanno fatto dire che non ha mai detto, ma serviva alla Chiesa per avallare un dogma falso che aveva proclamato 4 anni prima? Bisogna dire chiaramente queste cose qui, perché sono dati di fatto su cui riflettere. Se il peccato originale non c'è, il dogma dell'Immacolata Concezione è un dogma che dogmatizza il falso o il nulla. E la Madonna di Lourdes ha confermato il falso. Li avevano anche incarcerati questi bambini. Com'è? Li avevano anche incarcerati. No, quello era Giacinta. Quella era Giacinta. Quella era Fatima. Fatima. Chiedo scusa, comunque la cosa sarà banale. Se è un'allucinazione quella là, no, no, se adesso per Lourdes meno, ma per esempio per Fatima,
prima che intervenisse la Chiesa, i disegni che hanno fatto i bambini indicavano una presenza femminile alta circa 1,20 m, con un vestito molto aderente, un globo in mano, che non c'entra nulla con l'iconografia che poi ha introdotto la Chiesa. E quando si parla della famosa danza del sole, se si leggono le descrizioni fatte dal, perché lui era presente, da un docente dell'Università di Coimbra, che lui era presente, ha visto queste cose, ma non solo lui, un sacco di altri, erano i 70.000 nella cueva dei Ria, e hanno visto questa famosa danza del sole. Il problema è che non era la danza del sole, perché tutti descrivono un disco argenteo, metallico, che danzava sotto le nubi. Il sole era sopra le nubi che faceva il suo mestiere come sempre. Quindi era un disco metallico che si muoveva sotto le nubi. E siccome aveva appena piovuto, quel disco metallico li ha asciugati tutti. E quelli che erano fuori dalla cueva di Eria non hanno visto niente, perché non c'era nessuna danza del sole da vedere. Tutto questo è stato trasformato nel miracolo della danza del sole, che però non c'è. Basta leggere le descrizioni del tempo. Ci sono dei libri scritti in Spagna che in Italia non si sono mai tradotti. In Italia c'è il Vaticano, quindi non si sono mai tradotti, però. Quindi lì. E tu sì, e questo disco argente o che cos'era? Un disco argente, un disco metallico che viaggiava sotto le nubi. Di più non posso dire perché. Cioè no, non posso. Secondo lei. Non so dire perché dovrei inventare per dire. No, secondo lei. Vabbè, se ne vedono talmente tanti, se ne vedono milioni ogni anno di dischi che volano lei, cioè, non che volano, perché i dischi non volano. Certo. Volare è un'altra cosa, cioè, la definizione tecnica di volare è una cosa diversa rispetto al movimento che fanno gli schili che non volano. No, volevo fare un passo indietro, l'unione di Eva con uno degli Elohim, sì. Dove se ne parla e come se ne parla? Nella Bibbia, sì. Nella Genesi. Sì, esattamente. Allora, ci sono Adamo, c'è Adamo, partiamo dall'inizio. La Bibbia dice che questi Elohim impiantano un Gan Eden. Gan significa luogo recintato e protetto, in Eden, che è un grandissimo territorio, che può ipoteticamente essere collegato tra il Mar Caspio e la Turchia, quindi nel nord della Mesopotamia, attuale Azerbaigian, eccetera, eccetera, eccetera. Dice che lì piantano ogni albero, quindi ogni vegetale, che porta frutti buoni da mangiare. Tenendo presente che leggendo la Bibbia si vede che la terra era già tutta piena di vegetali, li mettono vegetali che producono cibo. Poi se ho tempo vi leggo due o tre frasi di articoli di paleobotanici che ci dicono degli eventi genetici impossibili che si sono verificati lì, impossibili in natura, che si sono verificati lì sul farro che ha portato al grano. E eventi genetici impossibili in natura che contemporaneamente si sono verificati in America sulla patata che l'ha resa commestibile. In natura questi eventi no. In uno addirittura degli articoli c'è scritto che per la patata è avvenuto ciò che avviene solo con gli OGM in laboratorio, pensate un po', però è avvenuto. Allora, lì loro hanno impiantato vegetali che portavano cibo. Poi dice la Bibbia, presero l'Adam e lo posero in Gan Eden, quindi l'Adam non l'hanno fatto in Gan Eden, ma l'hanno fatto da altre parti. E la paleogenetica, tutti questi qui che stanno ipotizzando queste cose, ci dicono anche nella zona del centro Sudafrica, eccetera, dove sono cominciati, sarebbero, usiamo il condizionale, cominciati i primi esperimenti. Quindi prendono l'Adam, questo qui particolarmente puro dal punto di vista genetico, e lo mettono lì. Poi succede una cosa strana, dice la Bibbia, che dopo un po' di tempo Dio si accorge, perché evidentemente prima non lo sapeva, che per l'Adam, quindi l'Adam, nel senso con l'articolo, non Adamo, l'Adamo, quindi vuol dire un gruppo di maschi, la compagnia degli animali non era sufficiente. E allora decidono di fargli la femmina. Ok? Io nel fumetto mi prendo qualche libertà, visto che lì sono nate anche le prime, e lo dicono sempre i scienziati, articoli di Le Scienze, quindi non stiamo parlando di studiosi alternativi. Sono nate anche le prime forme di specie domesticate, quelle che conosciamo noi, e quindi queste qui tra pecore, buoi, eccetera. Mi immagino magari a che tipo di scene assistevano questi Elohim mentre gli Adam maschi allevavano le pecore, e decidono di fargli la femmina. E per fargli la femmina fanno ciò che ho spiegato prima. Inducono nell'Adam un sonno profondissimo, così dice la Bibbia,
prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva, con ciò che hanno chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo, con ciò che hanno prelevato fabbricano la femmina e poi la presentano al maschio. Sentite cosa dice Adamo quando gli presentano la femmina. Allora, se io vi dico, dico alla signora qui, questa volta la pasta era cotta al punto giusto, cosa vuol dire? Questa volta la pasta era cotta al punto giusto. Che? Che le altre volte non andava bene. Allora l'Adam disse, questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa volta. Sarà chiamata Isha, perché da Ish è stata tratta. Ish è il termine ebraico che significa individuo maschio. Isha è l'aggiunta della desinenza femminile a Ish. Quindi questa qui è quella giusta, finalmente ne avete fatta una giusta. Quindi questa qui che deriva da me, che sono Ish, è una Isha. Nelle traduzioni, per esempio, di Bibbie ebraiche negli Stati Uniti, c'è scritto addirittura finalmente. Last, finalmente ne avete fatto una che va bene. E negli studi rabbini extrabiblici si dice in effetti che Adamo aveva rifiutato altre femmine che gli erano state presentate prima. E dice questa volta, in ebraico c'è addirittura l'articolo, questa la volta, è osso delle mie ossa e carne della mia carne, questa qui sì, questa va bene, le altre no, come la pasta, scritto qui, non nelle traduzioni mie, qui. Posso una domanda? Prego. Più quanto computa, Lilith? Sì. Qui quanto c'è? Allora, Lilith nella Bibbia ufficiale compare soltanto nel libro di Isaia come animale notturno, una figura pressoché inesistente. Nella lettura extrabiblica invece Lilith è una figura molto ben presente ed è una figura femminile. Tant'è che quando quei biologi di cui parlavo prima dicono che la Bibbia contiene la descrizione sintetica di un protocollo di clonazione, dice c'è soltanto un aspetto che è mancante. Cioè manca la femmina intermedia in cui fare l'impianto, no? Perché la clonazione prevede poi un impianto. Se voi leggete gli studi di Don Guido Bortoluzzi, un sacerdote, li trovate su internet, che in queste cose va molto più avanti di me, perché io cerco di rimanere fermo alla Bibbia, lui invece si spinge oltre, descrive Lilith come la femmina ponte, cioè la femmina intermedia, quella nella quale è stato fatto l'impianto. E nella letteratura ebraica extrabiblica si dice anche che Adamo avrebbe voluto anche unirsi sessualmente con Lilith, ma la cosa gli era impedita, cioè lui, avendo la femmina, diciamo così, geneticamente pura, doveva fare solo con quella e non con quell'altra, che era ancora, come dire, fra virgolette, una via di mezzo. Cioè era più ominide che sapiens, per intenderci. Quindi Lilith sarebbe la figura femminile che per prima, Eva sarebbe la seconda, diciamo così, la seconda. Lilith sarebbe la prima. Poi, siccome la Bibbia ha voluto raccontarci, sintetizzando, la discendenza degli Adamiti, Lilith l'ha fatta scomparire. Ok? Non si parla quindi di discendenza. Di Lilith, no. Discendenza di Lilith qui non si parla. Qui si parla di due discendenze. Una, la discendenza cainita, e l'altra, la discendenza di Adamo ed Eva, che dopo che è morto, ucciso Abele, fanno Set e poi prosegue la discendenza così. Questa cosa che... Sempre Celso, prego. No, che prima erano nudi, non provavano vergogna, poi all'improvviso sì. Si vergogna. Ecco, ma in effetti però attenzione, quando loro si vergognano, e questa è la cosa curiosa, non è che si vergognano della nudità, ma nascondono gli organi sessuali. Cioè lì c'è il racconto di come loro sapevano di aver fatto dal punto di vista della riproduzione qualcosa che non dovevano, per cui l'oggetto della vergogna è l'aver scoperto la possibilità di riprodursi tra di loro, cosa che non doveva probabilmente avvenire, perché a farli gli Adam ci pensavano gli Elohim nel numero che serviva e non si dovevano riprodurre perché sarebbero sfuggiti al controllo. Quando Eva si unisce, e tant'è che lei dice
io ho acquisito Caino, e in ebraico c'è scritto Et, Et Yahweh, perché poi Yahweh l'hanno messo dappertutto, con l'Elohim. In ebraico c'è proprio scritto Et, che vuol dire con, e viene tradotto per grazia di, per volere di, no, in ebraico c'è scritto l'ho acquisito con lui, con. Tant'è che sempre Celso ci racconta di come in origine ci fossero tra i cristiani i cosiddetti cainiti, che dicevano che Caino apparteneva ad una stirpe superiore a quella di Abele, perché era figlio di uno di loro. Quindi c'erano dei cristiani che professavano questa convinzione qui, che Caino fosse superiore ad Abele per stirpe. Tant'è che la Bibbia dice anche, cioè quando questo succede, l'Elohim dice ci sarà inimicizia tra la tua stirpe, cioè la tua Eva e Adamo, e la stirpe del serpente, che però è passata sempre attraverso Eva. Quindi Nakash era un Elohim? Era un Elohim rivale degli Elohim, dei comandanti del Gan Eden, che diciamo così ha fatto lo scherzetto. Che saprei? Al Nakash, al serpente biblico. Che attenzione, cioè quello che nella Bibbia è chiamato Nakash, serpente, che però in ebraico significa anche colui che è in grado di prevedere le conseguenze delle sue azioni. I serpenti chi erano di fatto? Sempre Elohim, rivali, perché nella Bibbia poi tutto si riconduce ovviamente, no? Dovendo diventare poi il testo di un Dio unico, tutto si riconduce a un concetto monoteistico, ma siccome la Bibbia è, soprattutto per i racconti di origine, la rielaborazione di altri racconti sumero-accadici, lì ci sono i contrasti tra i due fratelli, figli del capo dell'impero. E nella Bibbia la figura del fratello rivale è quella che è contenuta nel Nakash, cioè nel serpente. Tenendo presente che anche qui, per esempio, la teologia cosa ha fatto? Ha spesso identificato Satana con il serpente, ma questa è un'invenzione pura, perché la Bibbia non lo fa mai. Sì, ma la Bibbia non lo fa mai. È la teologia che dice che il serpente è Satana. Non è vero. Vi sfido a trovare un versetto biblico dove sia detto questo. Vi sfido a trovarlo. Non c'è. Non c'entra niente. Tant'è che Satana nella Bibbia non esiste. Non esiste. Satana è una funzione, non è un individuo. È una funzione, è la funzione del pubblico accusatore, dell'avversario, che viene svolta pro tempore. Cioè uno può fare il Satan per un mese e poi smettere. Può fare il Satan per una occasione, poi quando finisce, per una situazione, poi smette. Cioè la figura di Satana non esiste nella Bibbia, intesa come meno che mai il capo dei diavoli. Ma tra l'altro i diavoli. La Bibbia nomina diversi degli Elohim, cioè li chiama proprio per nome. Oltre a Yahweh ce n'è per esempio uno che si chiama Kamosh, semplifichiamo, uno che si chiama Milcom, e sono tutti questi qui, tra l'altro sono Elohim che si occupano di famiglie, parenti strette degli israeliti, cioè cugini, zie, nipoti, come se questa famiglia fosse stata, a Yahweh viene affidato Giacobbe che poi si chiama Israele. Quindi Yahweh si occupa degli israeliti, questo qui si occupa dei moabiti, che sono figli discendenti di Lot, nipote di Abramo, questo qui si occupa degli ammoniti, che sono discendenti diretti di Lot, nipote di Abramo, quindi sono cugini primi tra di loro. Quindi un Elohim si occupa degli israeliti, un Elohim si occupa dei loro cugini moabiti, un Elohim si occupa dei loro cugini ammoniti. Questi qui avevano anche degli altri nomi che ne identificavano caratteristiche. Per esempio, questo dei Moabiti era chiamato Baal Peor. Baal Peor significa signore della esposizione degli organi sessuali. Infatti, lui faceva praticare molto sesso ai suoi. Tant'è che alle volte, tutte le volte che potevano, questi qui mollavano Yahweh per andare da quello là. E Yahweh li ammazzava. Ok? Allora quando Yahweh è stato fatto diventare il Dio onnisciente, onnipotente, creatore dei cieli e della terra, il Dio spirituale trascendente, i suoi rivali veri sono stati fatti diventare rivali nel mondo dell'aldilà. Baal Peor in greco è stato traslitterato in Baal Fedor ed è diventato Belfador. Baal Zavuv, il signore delle mosche, è diventato Belzebù.
Cioè, quando Yahweh è stato trasformato in Dio, i suoi rivali concreti sono stati trasformati in demoni e i loro nomi derivano di lì. Cioè, è proprio tutto lineare, capite? Tutto lineare. Non c'è bisogno di inventare niente. Cioè, queste qui non sono interpretazioni, eh? Baal-peor in greco è diventato Baal-fegor e poi Bel-fagor. Baal-zavuf e Belzebù. Come Baal-zavuf non è identico, mentre Baal-peor è detto che era quello dei Moabiti, di questo qui non si sa bene di quale fosse. Però insomma la storia è quella lì, per cui Satana non esiste, non esistono i demoni, perché sono erano i suoi rivali concreti. Quando voi leggerete la Bibbia vedrete, vi dicevo prima, no, che la Bibbia è un libro che racconta una guerra, ed è la guerra che lui con i suoi combatteva contro questi per portargli via i territori. Cioè era una guerra in famiglia, una guerra di sterminio, dove l'ordine era sempre ammazzateli tutti, comprese le donne e i bambini. Dunque c'era una mano alzata prima che vado avanti in questo. Sì. C'è qualche riferimento sulla Bibbia a stati alterati di coscienza? Stati alterati di coscienza, cosa intendiamo esattamente? Nella Bibbia allora il discorso è che nella Bibbia si parla alle volte di visioni, però le visioni bibliche hanno la caratteristica di un qualcosa che si vedeva concretamente, non come stato alterato di coscienza. Non intendevo qualcosa che non facesse direttamente riferimento alla dimensione materiale nel quale viviamo noi. Ho difficoltà a trovarne. No, c'è il miracolo. Ci quei miracoli. Nell'ultimo libro, Antico e Nuovo Testamento, Liberi senza Dio, c'è l'analisi di uno dei presunti miracoli di Gesù. Questa analisi, condotta passo per passo, versetto per versetto, condotta con un neurochirurgo che si occupa di questi temi, dove si vede esattamente che non solo non è un miracolo, ma dove si vede che Gesù non ha fatto un tubo, cioè non ha fatto altro che assistere alla successione degli eventi, non ha fatto niente, ma proprio anche perché non poteva fare niente, quindi non ha fatto niente ed è analizzato passo passo. E quindi il discorso dei miracoli, tra l'altro, anche i miracoli, cioè se la Chiesa fosse veramente corretta, che la Chiesa dice, ma cioè, prima di dichiarare miracolo un qualcosa, no? Cioè, commissioni, studi, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto vabbè, dal 1963 che di miracoli ufficiali, cioè, perché man mano che aumentano le conoscenze scientifiche i miracoli scompaiono. Tant'è che, ripeto, se la Chiesa fosse veramente corretta, dovrebbe ogni 50 anni fare riesaminare tutto ciò che è stato dichiarato miracoloso alla luce delle nuove novità. Allora, circa il 40% dei miracoli di Lourdes scomparirebbe immediatamente, perché oggi non sarebbero più dichiarati miracoli. Il problema è che viene dichiarato miracoloso ciò da sempre, ciò di cui in quel momento non si conoscono le cause, poi rimane un miracolo per sempre. Questo non è corretto, perché in quel momento c'è una ignoranza, cioè una non conoscenza di un dato di fatto. 30 anni dopo magari c'è, e allora uno dice no, ci siamo sbagliati. Abbiamo capito com'è successo, non è un miracolo. Però bisognerebbe farlo continuamente, e invece no, viene dichiarata una cosa miracolosa per sé. L'altro aspetto curioso qual è? Quando è che, scusate, stiamo andando veramente, non so se vi va bene, stiamo andando proprio a braccio. E l'altra cosa curiosa qual è? Che allora si esamina un evento straordinario, perché gli eventi straordinari ci sono, cioè eventi che sono fuori dall'ordinario. E si dice, non sappiamo come ha agito la natura, quindi non è stata la natura. Noi dovremmo dire, non sappiamo come ha agito la natura, punto. Dovremmo fermarci lì. Poi se in mezzo c'è stata il fatto che uno ha visto Padre Pio mentre succedeva quella roba lì, si dice dunque, vabbè, quindi poi è stato Padre Pio. Ma si sa come ha agito Padre Pio? No. Allora, non si sa come ha agito la natura e diciamo quindi non ha agito la natura. Non si sa come ha agito Padre Pio, ma diciamo che è stato Padre Pio. C'è qualcosa che non quadra in questi ragionamenti.
Cioè, se non sappiamo, non sappiamo né da una parte né dall'altra. Invece c'è la volontà di attribuire a... No, non sappiamo. Come ha fatto Padre Pio? Ah, non lo sappiamo, mistero... No, momento, momento. Se diciamo che non è stata la natura perché non sappiamo come ha agito, dobbiamo anche dire che non sappiamo come ha agito Padre Pio. Quindi ci fermiamo, sospendiamo i giudizi. Diciamo, su quell'evento al momento non siamo in grado di dare spiegazioni. Punto. Tra 50 anni magari le daremo. Mauro, posso chiedere una cosa? Sì. È personale, più che altro. Cioè... cosa ne pensi delle sante, fra parenti, le sante anoressiche, emicraniche, orgasmiche? Ho già detto tutto. Quando Hildegard von Bingen vedeva la Gerusalemme celeste tutta illuminata nei suoi fortissimi attacchi di emicrania, poi uno può dire che la Gerusalemme celeste, un altro dice ho un cazzo di mal di testa che vedo luce dappertutto. Sì. Voglio dire, Teresa D'Avila aveva i suoi orgasmi con Beata lei, Beata, ecco sì, Beata lei, però voglio dire, anoressica, orgasmica, cioè per noi sarebbe malattia. Quindi anche Santa Teresina del Bambino Gesù. Anche Santa Chiara, San Francesco, vabbè. Aggiungo qualche centinaio di nemici. Allora noi adesso abbiamo... Sì, prego. Visto che stiamo parlando di Gesù Cristo, la resurrezione... Ma per risorgere bisogna morire, Siccome lui hanno fatto di tutto per tirarlo giù vivo dalla croce... E nel sepolcro forse c'è stato un'ora o due. Lazzaro è la chiara descrizione di un reinserimento nel gruppo, nel senso che chi faceva parte del gruppo, come poi è scritto nella Didache cristiana dopo Gesù Cristo, era entodo, cioè era nella via. E tutti quelli che erano fuori della via erano considerati, venivano chiamati morti, anche se erano vivi, ovviamente. Quindi i vivi erano quelli che erano nella via, i morti erano gli altri. Tant'è che, per esempio, c'è una frase che spesso si dice, ma questa qui chissà cosa voleva dire Gesù Cristo, quando, sapete, un giovinetto va da lui e gli dice, no, io vorrei seguirti, però devo andare a seppellire mio padre. E lui dice, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, come se fosse un mistero, no. Lascia che quelli che non sono nella via facciano le loro cose, tu vieni nella via, non c'è niente di misterioso, è chiarissima. Quindi quando la sorella di Lazzaro dice se tu non fossi stato qui lui non sarebbe morto, cioè non sarebbe entrato nel mondo dei morti, gli dice lui non avrebbe abbandonato il gruppo, ok? Allora si celebra questo rito di reinserimento all'interno del gruppo, anche perché mai nessuno ha detto che in presenza di Cristo non si moriva, non è che davanti a Cristo non si moriva. Quindi quella frase lì, se tu fossi stato qui lui non sarebbe morto, è una frase senza senso se la riferiamo alla morte fisica. Dice, se tu fossi stato ancora qui, siccome tu eri lontano, lui ha abbandonato il gruppo, allora lui lo reinserisce. Tant'è che appunto Lazzaro mica era sotto la croce a dire, no ma guardate che io sono quello risorto dai morti, cioè voglio dire una roba del genere, no? Era talmente eclatante che invece... Sì, descritto solo nel Vangelo di Giovanni, peraltro, che non a caso è un Vangelo gnostico, mentre gli altri tre Vangeli non conoscono quell'evento lì. Come si fa a non conoscere un risorto dei morti? È diverso, c'è la resurrezione della figlia di Cairo che aveva 12 anni, è stata oggetto di miracolo analogo. Trasposizioni probabilmente, ma non era morta. Ma per esempio anche come la figlia della vedova, no? Quando lui dice Talita Kumi, cioè la ragazzina sveglia, lui stesso dice non è morta, dorme. È lui che lo dice. E poi le dice Talita Kumi, cioè alzati, cioè svegliati. Ma probabilmente lo stesso fatto perché tutti e due sarebbero figli dello stesso padre, probabilmente la trasposizione. D'altra parte voglio dire, Paolo ha scelto Gesù Cristo, ma se avesse scelto Apollonio di Tiana invece di essere cristiani saremmo apolloniani, perché ad Apollonio di Tiana contemporaneo venivano attribuite le stesse cose che vengono attribuite a Gesù Cristo. Anche Mitra,
anche Mitra, cioè, ma io, però Mitra è, come dire, la divinità, invece Apollonio di Tiana era un personaggio, no? Esattamente come Gesù Cristo. Siamo cristiani invece che essere apolloniani, vabbè, ma lui, facendo parte del mondo ebraico, ha scelto un rabbi ebreo, ovviamente. E sul fatto che Gesù fosse ritenuto un esseno, che avesse una parziale preparazione essena, mi pare abbastanza evidente, perché tutta una serie di tecniche che lui utilizzava anche per le guarigioni, per esempio quando lui interveniva impastando la saliva con la sabbia per cantare via problemi dagli occhi, eccetera, lo facevano gli esseni, quindi erano tecniche mediche essene, quindi lui aveva quelle conoscenze. Ma anche altre, a livello di altre conoscenze? Allora, lui aveva una preparazione essena, però probabilmente poi si è messo in contrasto, perché per esempio la lavanda dei piedi pare essere un evidente segno di presa di distanza dalla lavanda delle mani praticata dagli esseni. Cioè loro lavano le mani, io lavo i piedi. Sempre facendo finta che sia vero ciò che c'è scritto, sempre facendo finta che sia esistito. Quello è chiaro. Cose di cui non abbiamo nessuna parola. Scusa, partendo dall'idea della Genesi, quindi dalla evoluzione di varie virgolette, etnie umane, no? Questa idea che si sviluppano forme di cultura. Dicevo, questa idea Allora, partendo dall'idea della Genesi, in cui ci sono tante famiglie, così detto, a me curiosisce l'idea, che ne so, nella storia dell'umanità troviamo delle culture tipo quella Inca in Sud America, quella Pelle Rossa in Nord America, tutte le varie culture indiana, quella buddista, eccetera, che sono apparentemente sviluppi di storie, di evoluzione che poco richiamano l'idea della Genesi, della Bibbia, eccetera. Ha un senso pensare che la colonizzazione della terra avvenga mettendo dei individui? Secondo me ha senso, ripeto, non so se sia vera, ma ha assolutamente senso. Teniamo presente che tra il VI, V secolo avanti Cristo succede in varie parti del pianeta un fenomeno che ha peculiarità diverse, ma che nella sostanza è assolutamente uguale. Comincia, per esempio, per quanto riguarda la Bibbia, un processo di, fra virgolette, spiritualizzazione della chiave di lettura della Bibbia. Cioè Yahweh comincia a essere presentato come questo essere lontano, distante, eccetera. Contemporaneamente in Oriente, con induismo, buddismo e jainismo, dico bene jainismo perché qualcuno mi ha attribuito jihadismo, non c'entra niente, jainismo, un processo di lettura in chiave spirituale di testi come i Purana, i Veda, il Mahabharata, che man mano che li si studia rivelano sempre di più la loro caratteristica di testi tecnico-scientifici e storici. Quindi con induismo, buddismo e jainismo comincia una chiave di lettura spirituale. In Cina contemporaneamente compaiono Lao Tse e Confucio, cioè è un po' come se ci fosse stato un disegno che si è espresso in forme diverse a seconda delle situazioni storiche e culturali, che però aveva una sostanza uguale, cioè instauriamo un sistema di controllo su queste masse che in effetti si è rivelato storicamente il più efficace mai inventato nella storia dell'umanità. Sono 2500 anni che le religioni governano, ok? Poi, a seconda delle situazioni storiche e culturali, queste hanno avuto sviluppi diversi. Faccio un esempio. Se io mi trovo in Medio Oriente e pratico il nomadismo
non soltanto stagionale, ma anche quel nomadismo annuale, no? Per cui uno si sposta, sta via un po' di anni, poi ritorna. E in sostanza, in quel tipo di deserto, quando uno torna, trova tutto assolutamente uguale. Ok? Quindi lì si instaura, perché comunque questo sta dentro la cultura di quelle persone, l'idea di una sorta di immutabilità. Se io vivo in India, dove vedo che un fiore sboccia al mattino e alla sera già marcisce, ok? Lì sviluppo un'altra idea, quella della impermanenza del tutto. Ok? Quindi sono proprio concetti culturali che si sono sviluppati a seconda delle situazioni. Pensiamo al discorso del, per esempio, del karma. Allora, poi il karma è stato ricucinato per noi occidentali come il buddismo, cioè i buddisti di là ridono a sentir parlare del buddismo che c'è qui, eh? C'entra un tubo. Per esempio, molta gente non sa che uno dovrebbe dire, soprattutto qui stiamo andando proprio fuori, ma se uno legge i testi buddisti, quelli più antichi di quelli in sanscrito, cioè quelli in lingua pali, che sono quelli più vicini all'epoca del Buddha, per esempio Buddha dice chiaramente: soltanto chi non sa va a cercare se stesso in vite precedenti o pensa che esistano vite future. Solo chi non sa. Qui in Occidente si dice: sono buddista, quindi credo nella reincarnazione. Bisognerebbe dire: sono buddista, quindi non credo nella reincarnazione. Attenzione, la reincarnazione è un concetto induista, non buddista, perché il concetto buddista è la rinascita, che è una cosa che può avvenire anche 10 volte in un giorno per una persona. Cioè, nel senso che uno muore come uomo e rinasce come bestia. E quando riprende il controllo razionale su di sé, muore come bestia e rinasce come uomo. Questo era ciò che descriveva Buddha. Mi spiego? Quindi qui a noi è arrivato un concetto del karma ricucinato per noi. Il karma è legato alle caste, cioè il karma senza caste non ha senso. Il sistema delle caste con il karma è il più feroce sistema di controllo sociale che mai sia stato inventato nella storia dell'umanità. Perché si dice a uno: tu sei nato in quella casta lì, tu puoi fare quello che vuoi, la legge del karma ti impedirà di uscirne. Quindi non pensare neppure di fare una rivoluzione sociale. Cioè, se tu sei nato nella casta dei paria, ma pensi che tu potresti essere un magnifico capovillaggio, non pensarci nemmeno, perché il karma te lo impedisce. Se fai il bravo, puoi sperare la speranza. Ok? Cioè, quindi non ti do neppure la possibilità teorica di pensare di rivoluzionare il sistema sociale. Per cui io sono nato nella casta dei bramini, io per karma domino. Tu sei nato nella casta più bassa, tu per karma subisci. Tanto non puoi farci nulla. Guardate che non c'è nulla di più feroce di questo. C'era un solo sistema, non ti piace questo sistema? Isolati. Cioè vai a meditare nella foresta, ma non pensare di cambiare la struttura sociale. Funzionato per secoli. Ho fatto qualche altro migliaio di nemici. Torniamo alla Bibbia, va? Prego. Non riesco più a tornare alla Bibbia. La colonizzazione. Come? La colonizzazione del pianeta da parte di tutti questi gruppi, che fine aveva? Cioè, aveva qualche... Allora, siccome io non so dire perché sono arrivati qui, perché non lo so, ci sono varie ipotesi, ma diciamo i motivi possono essere arrivati qui perché, come dicono alcuni, ci sono delle... Allora, i Veda dicono che l'universo è popolato da 400.000 specie umanoidi, di cui molte sono arrivate qui. La Bibbia nel Salmo 24 dice: a Dio appartiene la terra con i suoi abitanti e l'universo e tutti quelli che lo abitano. Quindi anche la Bibbia fa una distinzione netta tra gli abitanti della terra e gli abitanti dell'universo, e quindi anche lì c'è una consapevolezza del fatto che qualcuno arriva da qualche altra parte. Perché siano arrivati qui non lo so. Se noi leggiamo al testi, poi non so, il libro etiopico di Enoch si parla di guerre avvenute nei cieli, per cui quelli che hanno perso sono stati mandati giù qui, e quindi in questo caso da noi sarebbe arrivato la feccia, quindi non lo sappiamo. È chiaro che una volta
facendo finta, eh? Una volta che sono arrivati qui, questi hanno cercato di installarsi al meglio, ed essendo alcune decine si sono spartiti il pianeta in sfere di influenza, in governatorati, poi come tanto quelli sono uguali a noi e noi uguali a loro, come facciamo noi, si combattevano tra di loro per portarsi via terre, ricchezze, esattamente come facciamo noi. C'è già qualcosa gli angeli? Gli angeli? Allora, gli angeli nella Bibbia sono i Malachim. I Malachim non hanno nulla a che vedere con gli angeli della teologia. Anche qui faccio una netta distinzione. Esistono gli angeli della teologia, gli angioletti? Benissimo, io non ho niente da dire. Non ho proprio niente da dire. L'importante è che non mi si dica che sono quelli biblici, perché allora lì qualcosa da dire mi viene. Ok? Quindi non parlo degli angeli della teologia, parlo dei Malachim biblici. Che in greco il termine è tradotto con angeloi, e il significato è giusto, che vuol dire i portatori di messaggi, i portatori di annunci, cioè i portatori di ordini, quindi un grado nella gerarchia militare, un grado inferiore. Ci sono i comandanti e poi ci sono quelli che appunto fanno i portatori d'ordini, i guardiani, gli esecutori, eccetera, eccetera, eccetera. È in linea? Sì. A proposito di questo, il famoso messaggio che l'angelo diede alla Madonna. Ah sì, va bene. Chi era? Allora, alla Madonna, va bene, facciamo. Ma la chiedi? Alla Madonna si presenta un Gabriel. Gabriel in ebraico significa Gever di Unel, cioè uno che esercita il potere per conto di Unel, che è il singolare di Elohim. Quindi Gabriele non è il nome di una persona, ma è un termine funzionale, un po' come noi potremmo dire un capitano, un maggiore, un tenente, insomma. Uno che esercita, beh, l'uomo non lo so, uno che esercita il potere per conto. E un Gabriel, per esempio, si era anche presentato a Daniele, e quando Daniele lo vede arrivare dice: vidi arrivare un Ish, cioè vidi arrivare un individuo maschio. Nella Bibbia c'è scritto: arrivò volando con leggerezza. In ebraico c'è scritto: arrivò essendo affaticato di fatica. Siccome la Bibbia deve parlare di entità spirituali, deve parlare di angeli, gli angeli possono solo volare, vero? E quindi viene tradotto volando con leggerezza. Ma se voi prendete l'ebraico e prendete addirittura i dizionari di etimologia che citano quel versetto, chi è che sa un pochettino di inglese? Poco, poco, poco. Cita, questo dizionario di etimologia ebraica cita quel passo di Daniele e dice che Gabriele arrivò essendo pesantemente affaticato. Non sono io che non vi do le mie traduzioni, è qui. Pesantemente affaticato, non volando leggermente. Allora un Gabriele si presenta a Maria e lei rimane incinta senza conoscere l'uomo. Nell'ultimo libro, Antico e Nuovo Testamento, Libri senza Dio, ho riportato dei testi coevi a quelli canonici dei Vangeli, dove si parla dei sospetti di Giuseppe. Cioè Giuseppe sospettava che Maria fosse stata ingannata da uno che si era fatto passare per un altro. Ma di questo ovviamente nei testi canonici non c'è traccia, ovviamente, perché lì deve essere tutto perfetto. Invece Giuseppe qualche sospettino ce l'aveva. Però in quel caso Maria sarebbe stata ingannata, quindi non è una cosa, come dire, voluta da lei, no? Sarebbe stata una vittima. Però questo Gabriel si presenta a Maria e in greco le dice Kaire che caritomene, che viene tradotto con salve, gioisci, piena di grazia, intesa come. Ma il che caritomene è un aggettivo del perfetto medio passivo del verbo carito, che vuol dire rendersi belli fisicamente, cioè graziosi fisicamente. Quindi questo Gabriel potrebbe averle detto: gioisci tu che ti sei fatta bella, perché abbiamo scelto te per fare quello che dobbiamo fare, cioè fare questo nuovo impianto. Tipo, ciao bella gnocca, insomma. Non poteva neanche rifiutarsi. E anche Paolo dice che questi erano satanati. Questi qui, sia per Paolo che dice... Tra l'altro Paolo dice alcune cose interessanti nelle sue lettere. Dice per esempio: non dimenticate di
praticare l'ospitalità perché magari qualcuno di voi, senza saperlo, ha ospitato qualcuno di loro. Talmente sono simili. Difatti io, a parte il cervello verde, per il resto sono uguale. Ok? A parte la batteria verde nel cervello che non si vede, salvo quel signore lì che la vede, esattamente. Per il resto sono uguale. Quindi non dimenticate di praticare l'ospitalità, perché magari qualcuno di voi, senza saperlo, ha ospitato qualcuno di loro. Talmente sono simili. E poi Paolo dice, le donne che partecipano alle assemblee abbiano un segno di copertura sul capo a motivo degli angeli. Non per rispetto a Dio, eh? E non c'entra niente. A motivo vuol dire a causa degli angeli. Nei trattati esseni c'è scritto che le ragazze giovani che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti i Malachim si coprano il capo a loro tutela. Perché quelli si eccitavano sessualmente a vedere soprattutto i capelli lunghi e quelli non andavano per il sottile, gli angeli, eh? Ma vi siete mai chiesti come mai noi abbiamo tutto il corpo privo di qualsiasi difesa? Non abbiamo più peli perché i geni sono stati silenziati, ma abbiamo, non io, voi, avete questi peli che crescono all'infinito, che sono quanto di più antievoluzionistico si possa immaginare. Voi pensate vivere in un ambiente selvaggio con 5 metri di capelli, morite in 2 giorni. Questa roba è così come noi facciamo i cani con le orecchie lunghe, le gambe, la coda riccia, eccetera. Questa roba a loro piaceva moltissimo, tant'è che nella cultura ebraica si dice che i capelli sono la nudità di una donna. E quindi le ragazze che partecipavano all'assemblea alle quali era presente Malachim si dovevano coprire i capelli a loro tutela. Ma lo dice anche il padre della chiesa Tertulliano, del De Virginibus Velandis: si coprano a loro tutela perché quelli si eccitano sessualmente. Ma la copertura delle donne musulmane ha quella radice, ha quella radice, perché quelli sono pericolosi. Erano pericolosi e non a caso noi abbiamo questa roba qui. Perché ci sono scomparsi tutti i peli e non quelli? Perché? Scomparsi no, ma voglio dire, noi non abbiamo più protezioni sulla pelle, siamo completamente, tant'è che appunto noi non possiamo, noi abbiamo bisogno di vestirci dappertutto. Perché? E invece questi continuano a crescere. C'è un altro animale che ha i peli che crescono all'infinito, è la pecora. Cioè, se uno, la pecora ha i peli che tant'è che bisogna tagliarglieli, ma la pecora è uno dei prodotti, è uno dei prodotti di addomesticamento, perché gli ovini che vivono in natura non hanno i peli che crescono all'infinito. Prego. Microfono però, perché non sentono. Una domanda per quanto riguarda la possibilità di accoppiare quelli extraterrestri con Adamo o con i discendenti di Adamo. Noi abbiamo più di 90% in comune con la scimmia geneticamente. Come extraterrestri potevano avere il 90% in comune con la nostra scimmia? Questo non lo so. O meglio, se faccio finta che sia vero ciò che dicono i Veda, che ci sono 400.000 specie umanoidi, di cui molte sono arrivate qui, allora hanno mandato prima la scimmia. No, la scimmia magari è un prodotto dell'evoluzione. Tant'è che la scimmia va avanti con un'evoluzione lentissima rispetto a noi, è lentissima. Cioè è quasi ferma la scimmia, perché non c'è, tra l'altro. Ma deve essere su un altro pianeta anche la stessa scimmia. Ah, non lo so questo. Non lo so. Cioè, se noi. Allora facciamo così, usciamo un attimo dalla Bibbia. Andiamo nei testi da cui la Bibbia deriva e di cui la Bibbia costituisce una sintesi, perché la Bibbia poi ha attribuito tutto a Dio, no? I testi da cui la Bibbia deriva per quanto riguarda questi racconti ci raccontano questo. Sto parlando delle traduzioni, non degli alternativi, ma degli accademici, che trovate pubblicate nel testo, è un volume di 800 pagine, Mitologia Sumerica, pubblicato dalla UTET, dove ci sono le traduzioni dei più importanti sumerologi del mondo. I racconti ci dicono questo. Quando gli Anunnaki, a
ancora non circolavano sulla terra, avevano una dimora celeste priva di vegetazione. Poi sono venuti qui. Sono venuti qui e i loro ranghi inferiori, cioè la truppa, lavorava ed era sottoposta a delle corvée pesantissime. A un certo punto questa truppa si ribella e i due capi, cioè i due fratelli figli del Signore dell'Impero, rischiano di venire ammazzati. Per cui dicono: dobbiamo trovare qualcuno che lavori per noi. E che cosa fanno? Uno dei due, per questo dicevo prima, noi siamo figli di una rivendicazione sindacale. Uno dei due fratelli dice all'altro: ma qui c'è qualcuno che può lavorare per noi, basta che gli mettiamo dentro un pezzo nostro. Allora erano già simili. Allora erano già simili, infatti sto spiegando che cosa raccontano i racconti antichi. Ma come mai erano così simili? Perché come faccio a sapere? Si vede che evoluzioni parallele su altri posti non ha più pari di idea, assolutamente. Questi dicono appunto: basta che gli mettiamo dentro un nostro pezzo. E così, e poi nasce la storia di come hanno fabbricato l'Adamu. Adamu, dico perché lì lo chiamano Adamu, guarda caso, con lo stesso nome. Tra l'altro lì, in uno dei racconti, ci parlano anche degli esperimenti sbagliati. Cioè ci dicono che ne facevano alcuni che avevano la colonna vertebrale storta, altri che avevano la cassa toracica deformata, altri che non trattenevano l'urina, altri che non riuscivano a chiudere le mani. Insomma, ne hanno fatto un sacco di sbagliati, finché poi a un certo punto hanno fatto quello giusto e dicono: ecco, questo è l'Adamu, cioè l'Adamu da Adamato, ma terra, questo è il terrestre giusto, questo qui funziona. Questo ci dicono i racconti antichi. Io di più ovviamente sarebbero. Questo è uno dei motivi. Buonasera, grazie. Questo è uno dei motivi, tra l'altro, per i quali c'è qualcuno che dice: ah, Biglino un cialtrone, perché dice che non sa da dove arrivano gli Elohim. Ma se non lo so, non lo so, cioè non posso inventare. Cioè, se me lo invento sono un cialtrone perché me lo invento. Se dico non lo so perché non lo so, sono un cialtrone perché. Pazienza, vabbè, sono un cialtrone comunque, va bene così. Non è un problema. Però appunto la mia risposta è: non lo so perché non lo so. Non lo so, mi ha chiesto che fine hanno fatto, non lo so. Cioè, soltanto un attimo. Sono fra di noi. Sono fra di io, per esempio, io a parte il cervello verde. Andreotti che ti serve. Diciamo, noi Elohim siamo ancora qui. Per quanti di voi nelle versioni di latino si sono trovati a tradurre il brano in cui Tacito dice che nel 70 d.C. nei cieli di Gerusalemme c'erano dei carri celesti che se ne andavano e una voce che diceva: le divinità lasciano questo luogo? Quanti di voi si sono trovati a tradurre questa versione? Nessuno. Quanti di voi hanno tradotto Plinio il Vecchio, che ci racconta che al tempo delle guerre, nel libro quinto, ci racconta della storia naturale, ci racconta che al tempo delle guerre cimbriche, cioè tra il 113 e il 101 a.C., nei cieli dell'Umbria è stata combattuta una battaglia tra due schiere celesti, di cui una arrivava da Oriente e l'altra arrivava da Occidente, e quella che arrivava da Occidente è stata sconfitta. Quanti hanno avuto questa versione da tradurre? Nessuno. È chiaro che non ce le danno, perché altrimenti poi bisogna spiegarle, no? Anche Giuseppe Flavio. Anche Giuseppe Flavio, certamente. Parla della stessa cosa di Tacito. Nel 70 d.C. dice che appunto la città di Gerusalemme è stata circondata da carri tra le nubi, che poi se ne sono andati quando sono arrivati i romani. C'è un cambio di comando. Comunque nelle opere d'arte. Ah, nelle opere d'arte, sì. Solo sapere se era spiegato a cosa lavoravano le truppe degli Anunnaki. Cioè lavoravano nella terra. Nella terra. Facendo cosa? Allora, ecco, sì, ci sono le ipotesi di Sicine, però ripeto, sono le ipotesi e quindi io mi fermo. Lì ci sono dei racconti molto concreti di grandi trasformazioni idrauliche. Questo sì. Tant'è che loro si installavano nei luoghi dove c'erano i fiumi. Grandi opere idrauliche, questo sì. Tra l'altro il libro della Genesi, con la probabilità, racconta proprio uno di quelli, cioè la costruzione di una diga. Scusa,
scusate solo un attimo, ci sono rimasti 10 minuti, alle 8:30 dobbiamo necessariamente lasciare la sala. Quindi non scappate perché ho da dirvi qualcosa, comunque abbiamo 10 minuti. Ciao, lo posso chiedere? Per quanto riguarda le aspettative di vita dei primi uomini, diciamo, creati dagli Elohim, notiamo che poi nelle ultime generazioni, si può dire, si riduce drasticamente quella che poi è l'età media, se vogliamo, dell'essere umano. Sì. Come è avvenuto questo processo, diciamo, di se si può dire diluizione, se vogliamo, dell'età? Farei una distinzione netta. Quando la Bibbia ci parla dell'aspettativa della vita, non ci parla dell'aspettativa della vita dell'Homo sapiens, ma degli Adamiti. Erano loro che avevano quella vita così lunga, perché loro si incrociavano con gli Elohim e quindi avevano continuo apporto di patrimonio genetico. Gli altri no. Quindi la vita lunga era riservata agli Adamiti. Finché ad un certo punto, e questo è nella Bibbia, sempre nel capitolo 6 della Genesi, dove si dice che a un certo punto gli Elohim dicono: io non continuerò. E qui c'è una traduzione non mia, ma del professor Suleiman Salibi dell'Università Americana di Beirut, dove lì dice che il significato esatto, secondo lui, di quel versetto è che gli Elohim, il gruppo degli Elohim dice: io non continuerò ad arricchire l'Adam con il mio liquido spermatico, la sua vita sarà di 120 anni. Cioè, lì prendono la decisione di non unirsi più con gli Adamiti, e da quel momento, difatti, leggendo la Bibbia, si vede che la vita degli Adamiti, che arrivava fino ai 900 anni, passa a 600, 500, 400, perché non ricevono più patrimonio genetico, si incrociano solo tra di loro e quindi questo si diluisce, e quindi la vita, così ci racconta la Bibbia, così traduce questo professore, che tra l'altro è stato il fondatore, presidente, direttore del centro di coordinamento per gli studi tra le varie religioni, c'è uno che si occupa proprio di questi temi qui. Ok? Posso? Prego. Una precisazione. Per quanto riguarda la pronazione, trovo difficoltà a capirla. In questo senso, per clonazione noi intendiamo la riproduzione di un essere anche nella sua specificità. Intendo dire, se noi utilizziamo delle commit stem cells, otteniamo esattamente lo stesso prodotto iniziale. Analizzando due termini, se io ho una pecora dolly, da quella, prendendo le stem cells committed, sia le pluripotenti o le totipotenti, otterrò esattamente una pecora. Mi sfugge quindi questa applicazione di clonazione a questo specifico che lei ci ha detto. Io non nego che ci sia stato qualcosa di più, però eviterei di utilizzare il termine di clonazione, perché nel mondo scientifico attuale clonazione è quello che ho detto. Se io vado a vedere il DNA mitocondriale o il DNA del nucleo o del nucleo, vedrò che quello è già committed anche come genere. Capito. Allora, hanno fatto qualcosa di più della clonazione, abbandonerei il termine di clonazione. Ma se no, le spiego, io uso un chiarimento. Sì, no, certo, giustissimo, comprensibilissimo. Io uso il termine clonazione perché lo usano questi biologi genetisti con i quali ho rapporto, e tra l'altro, solo che non ce l'ho qui, però l'ho pubblicato interamente, forse nel libro Mondadori, quello già uscito, dove questi spiegano appunto che all'inizio hanno fatto gruppi di maschi e femmine assolutamente uguali, esattamente come dice lei, assolutamente uguali, dopodiché sono intervenuti con successive variazioni, ma all'inizio esattamente come dice lei. Cioè, proprio questa persona che ha scritto questo articolo, dove ipotizza questa, diciamo così, evoluzione pilotata da un certo punto in avanti, dice che all'inizio deve necessariamente essere avvenuto un processo che ha previsto la fabbricazione di maschi e femmine assolutamente uguali. Tra l'altro questa roba qui è descritta anche nei testi indù, dove si dice che addirittura, per esempio, per certe battaglie
se non ricordo esattamente il termine sanscrito, pazienza, costruivano dei guerrieri tutti assolutamente uguali, sorta di superuomini, che mandavano in battaglia e questi vincevano contro gli altri uomini normali. E in un caso poi questi erano diventati talmente pericolosi per i loro stessi fabbricanti che li hanno sterminati tutti. Quindi all'inizio deve essere avvenuto esattamente quello che dice lei. Si sente? Sì, ok. Senti, volevo chiederti, se non sbaglio, in una tua conferenza, parlando degli Anunnaki, avevi detto che avevano una sorta di schema di accoppiamento tra loro. Sì, si accoppiavano come sorellastre. Stesso padre ma madre diversa. Questo? Sarebbe sarebbe interessante studiarlo dal punto di vista genetico, ma ovviamente non. Loro avevano una sorta di conservazione del DNA, sì, a differenza. Perché tra l'altro anche Abramo pratica la stessa cosa. Cioè anche la famiglia degli Abramiti, andavano a cercare femmine all'interno della famiglia. Abramo in particolare dice: Sara è mia sorella, figlia di stesso padre ma di madre diversa. Esattamente come facevano loro. Però una spiegazione dal punto di vista scientifico genetico io non gliela so dare, quindi facevano così. Questo è descritto nei testi sumeri, si sposavano con le sorellastre. Ultima domanda e poi chiudiamo. Posso? L'uomo. No, una curiosità mia, non vorrei essere fuori tema, è l'uomo di Neanderthal, che per esempio ha delle caratteristiche genetiche che, se non sbaglio, sono completamente avulse dall'Homo sapiens, tanto che mi pare che nell'Homo sapiens noi non abbiamo quel tipo di patrimonio. In questo studio che ho letto prima, ma non solo in questo studio, me lo dicono anche quelle altre persone, potrebbe essere.